Davide, ricercatore di verità, giusto? Va benissimo. Direi che di grande verità, che però è quella da un lato nascosta, perché ovviamente la dark side dell'informazione è quella classica, ok? E Davide da tanti anni che fa queste ricerche insieme al suo team. E hanno dato tante, tante informazioni interessanti sia nell'ambito dell'occulto che a livello scientifico di sci. Sono La scienza con stati la molto bravi. A scienza con l'H. scienza, con l'H, giusto. E hanno portato giustamente tantissime, preziosissime informazioni che ci hanno aiutato anche a capire un po' le dinamiche. Appunto, di certi eventi che sono successi e che devono ancora succedere, perché comunque sappiamo che le informazioni ce le danno e sta a noi ovviamente cogliere l'attimo. Ebbene sì. Cioè, noi dobbiamo essere più furbi e svelti per captare quello che loro ci passano, perché qualcosa sono obbligati a dircelo, perché sennò altrimenti noi non manifesteremmo, diciamo, quello che loro vogliono. Perché noi, come forse chi è nella diretta già un po' ha capito, gli serviamo a livello, soprattutto come batteria, per manifestare quello che è il loro futuro, quello che loro vogliono. E ce lo dicono un po' con i messaggi subliminali, anche notizie aperte, lo dicono però poi chiaramente, sai, uno ride, si scherza, È acqua, eh? Sto solitamente. bevendo acqua, TikTok. Posso? Stai attento che non sia mai, eh. Allora, hai già toccato un punto importante che sicuramente va a dare delle risposte a domande ricorrenti che facilmente sorgono. Ma come mai? Adesso io mostrerò, sempre se TikTok me lo permetterà, perché già abbiamo capito com'è. Mostrerò tanti documenti ufficiali. Ma perché dovrebbero dire la verità per quanto è cruda? Ebbene, perché cercano il nostro consenso. Come cercano il nostro consenso? Tramite svariati mezzi di operazioni psicologiche chiamate PsyOps. Quindi vanno a creare il consenso non direttamente, non ti dicono, come vedremo, stiamo trasformando l'essere umano, la natura, in qualcosa di nuovo, biosintetico. Non ti diranno chiaramente depopoliamo. Ma trovano dei metodi, ed è per questo che è operazione psicologica, ingegneria sociale, trovano dei metodi per creare il consenso, ma indirettamente. Anche questo è un discorso abbastanza vasto, si rientra nella programmazione predittiva di eventi, soprattutto, ma non solo. E anche finestre di Overton, talvolta, come le chiamo io, finestre di Overton hollywoodiane. Comunque poi avremo modo di discutere su tante cose. Allora, Adam mi ha chiesto di fare una puntata riguardo dell'ossido di grafene, però a mio parere, visto che l'intento di Adam, che apprezzo, gli fa onore, cioè quello di portare le mie ricerche e conoscenze al suo pubblico, per chi non mi conosce e per chi non ha mai ascoltato o visto le prove che porto. Non mi pare giusto, non mi pare logico partire dalla fine, ma preferirei, visto il contesto, partire dall'inizio per fornire un quadro più preciso possibile in modo da arrivare alla fine, agli ultimi tasselli di cui fanno parte l'ossido di grafene, per comprenderlo questo quadro, per cercare di farvi comporre un quadro altrettanto coerente e logico come lo abbiamo noi, per chi mi segue. Quindi c'è un quadro che è incredibile, assurdo, super aberrante, però è altrettanto coerente. Ok? Ci sono tante cose che scoprirete che hanno dell'assurdo, ma purtroppo sono super coerenti se svolgiamo un lavoro di ricerca unendo ogni tassello. E quindi, per farvi comprendere meglio qual è il loro piano finale, io vi porto tutti i tasselli per arrivare a questo, per farvi capire come effettivamente arriveranno a questo piano finale. Cioè, voi avrete tutte le basi, me lo auguro, se avete
pazienza di ascoltarmi, se avrete pazienza di andarvi a recuperare di approfondimento su ogni punto che porterò, perché sono tanti, tanti, tanti. Vi faccio vedere, io mi sono appuntato 8-9 punti, andrò completamente a memoria, non mi sono preparato nient'altro che 9-10 appuntini, giusto per cercare di far andare nel migliore dei modi questo collegamento di fatti, esperimenti, eccetera, eccetera, da ieri fino ad oggi, ok? Perciò ve lo dico perché io, vabbè, sono cresciuto con questo, ho un'ottima memoria, ma sono umano. Ve lo dico perché su ogni argomento c'è il proprio approfondimento. Sono umano, non posso ricordare tuttissimo, faccio il possibile. Siccome sono anni e anni di ricerca che adesso io vi sintetizzerò e nemmeno potrò con una puntata, ma dovremmo farlo con due puntate per arrivare all'ultimo tassello, cioè l'ossido di grafene e tutto ciò che ne concerne. Insomma, serviranno due puntate per farvela spiccia spiccia. Però in questo modo io vi posso fornire questo quadro, in modo da poi arrivare agli ultimi punti, cioè qual è il loro piano finale, senza dover sentire domande del tipo, ma è impossibile, perché se voi seguite tutto dall'inizio alla fine sarà tutto super coerente, quindi è semplicemente per interesse vostro come ho deciso di delineare queste due puntate, perché tanto una non ce la facciamo, e nulla, non esiste l'impossibile, è vero. È vero che non esiste l'impossibile, però è fuori ogni logica poter portare ogni punto in maniera esaustiva come ho fatto. Ci vuole il suo tempo. Infatti c'è il modo e vi porto il modo migliore per farlo. Poi sono abituato, come ho già premesso, ma ora che entriamo nel vivo, iniziamo la nostra seratona, facciamo esplodere TikTok, preparatevi, abbiamo da divertirci. Io sono abituato a mostrare le prove per ogni cosa che cito, che riferisco, ogni collegamento da un punto all'altro. Ecco, io sono abituato a mostrare le prove per tutto. E qui su TikTok o Trick Track, come lo chiamo io, che ci sta simpaticissimo. Non posso condividere lo schermo, quindi farò molta fatica, farete fatica a vedere bene le cose, ma non posso farci niente. Io vi mostrerò il mio schermo, vedrete i documenti, ma non sarà super nitido, accontentatevi. E per ogni argomento, ve lo ripeto, repetita iuvant, perché tanto serve sempre ripetere le cose, per ogni argomento ho il mio approfondimento, fa anche rima, e da lì vi guarderete tutto in alta qualità, perché non si può fare altrimenti. Niente, quindi preparatevi, divertitevi, vado a braccio, a memoria, vi faccio vedere i miei appuntini, che sono molto pochi a differenza di quello che dirò. Guarda, siccome sembra interessante la cosa, no? Mi raccomando, se hai una musica di sottofondo nelle cose che vai a mostrare, mettila muta, se no ti bloccano. Sì, no, no, no. Non metterò alcuna musica, ci sarò io che parlerò a bomba e basta. Niente, questi sono alcuni appuntini giusto per farvi capire come ho preparato la serata. Non ho preparato niente di incredibile perché sta tutto nella mia testolina. Per fortuna ci sta tutto. E niente. Allora, per ogni punto che toccheremo c'è un mondo da conoscere, quindi io vi rimanderò poi agli approfondimenti. Allora, prima di arrivare all'ossido di grafene e gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi tasselli, io ho deciso di comporre in questo modo la struttura delle nostre serate, perché essenzialmente diciamo che il punto cardine di tutto ciò che ci ricondurrà poi infine all'ossido di grafene è il transumanesimo, la trasformazione
dell'essere umano in Human 2.0, Umano 2.0 biosintetico, ok? Non si parla solo di trasformazione dell'essere umano, ma anche trasformazione della natura in Natura 2.0. E vi ripeto, anche lì poi ci sono delle ore e ore di analisi, documenti, esperimenti, eccetera, che non si finisce più. Comunque, ogni cosa a suo tempo. Allora, io partirei innanzitutto dalla DARPA e poi capirete il perché. Allora, la DARPA, ora mi viene male girare il telefono ogni volta per farvi vedere le cose, quindi mostrerò le cose essenziali. Adesso non vi mostro anche la DARPA. Comunque, si tratta dell'agenzia di scienziati pazzi. Si chiama Defense Advanced Research Project Agency, ok? È da lì che deriva DARPA, agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America, incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare. Ok? Adesso sto leggendo in modo da spiegarlo nel migliore dei modi, questo è inutile che ve lo mostro, ma è fondamentale perché è un ramo tra i più importanti di chi controlla tutto. È uno dei rami più importanti, fa parte delle intelligence, e poi ci arriveremo, però ci sono questi rami che sono assolutamente importanti per le loro sperimentazioni e vengono chiamati black budget, esperimenti sì clandestini, molto oscuri. Infatti black budget significa budget oscuri per esperimenti oscuri. E come si evince dalla definizione di DARPA, sviluppo di nuove tecnologie per uso militare. Cosa che in pochi conoscono, per favore, disattivate l'audio gli altri che sono in diretta con me, perché sennò accumuliamo rumori, per favore. E mi deconcentro. E visto che devo dire tante cose a memoria, non è proprio il massimo. Abbiate pazienza. Allora, una cosa che in pochi sanno non è solo l'importanza della DARPA, ma perché la DARPA è così importante? Perché la DARPA, essendo, ripeto, incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare, in realtà fa una cosa che ha dell'assurdo. Allora, parliamo innanzitutto di questo, chiariamo una cosa, che le tecnologie vengono distillate all'umanità in base alle loro esigenze e alla loro agenda. Per dire che cosa? Che superficialmente noi vediamo delle tecnologie uscire con determinate tempistiche che da loro vengono scelte. Un esempio è un Nikola Tesla, Schauberger, Ghina e tutti quelli che volete, che se tirano fuori delle tecnologie che non solo gli danno fastidio, ma che sono in anticipo coi tempi, loro le cancellano. Quindi le tecnologie che vengono immesse all'umanità, portate in superficie, devono seguire la loro agenda e devono uscire solo quelle tecnologie che l'agenda e l'elite permette. Abbiamo un livello sotterraneo, per così dire, virgolettandolo, ma non è neanche tanto metaforica la cosa, perché effettivamente è pieno di basi sotterranee dove fanno cose che potete immaginare. Comunque sia, diciamo che ci sono due livelli: quello sotterraneo, dove le tecnologie loro le detengono da decenni, da decenni, da decenni, poi quando è il momento giusto le mettono a livello superficiale, le sdoganano e le fanno entrare a livello superficiale per comune utilizzo. Tutto sta pappardella per dirvi che la DARPA, essendo uno dei rami più importanti di questa elite, è quella che in sostanza, in parole brevi, ha fornito all'umanità le tecnologie di comune utilizzo e più in voga, quindi a partire da ARPANET, DARPA, ARPANET, che diviene Internet. E poi vabbè, sulla DARPA che risuona come arpa di Pan, del dio Pan, dio Capra, lasciamo stare. Ho fatto anche degli schemi SWOT per collegare queste cose, SWOT si chiama così, analisi SWOT. Se volete ve li recuperate, così giusto per sapere informazioni in più della DARPA, perché c'è tanto da dire. Comunque, dalla DARPA sono uscite cose appunto come internet, come gli smartphone, attenzione, non solo gli apparecchi in sé, perché andando avanti con i tempi è ovvio che sorgono aziende che producono i propri telefoni o possono produrre i propri computer. Il problema dove sta? Che i tempi vanno avanti, le tecnologie
progrediscono e c'è bisogno di quell'innovazione che alla fine proviene sempre da questi organi, dalla DARPA. Quindi computer di nuova generazione, telefoni di nuova generazione possono anche essere prodotti da Pinco Pallino italiano che non conosce minimamente tutta questa storia, non c'entra niente con l'elite, comunque sia per forza di cose dovrà attingere da queste tecnologie che vengono fornite dall'alto. Poi si scopre che ci sono all'interno delle tecnologie anche dormienti che poi vengono attivate nel corso di tempo, così come i primi assistenti sociali, sì, assistenti sociali, buonanotte, assistenti di intelligenza artificiale, eccetera, che già anche lì, no, sono stati distillati piano piano. Ecco anche lì un modo per portare all'accettazione dell'intelligenza artificiale. Torniamo alla programmazione predittiva di eventi. Ci abituano. Non direttamente chiedono il consenso, ma ci abituano. Quindi anche lì gli assistenti di intelligenza artificiale ci hanno iniziato a inculcare ovunque, piano piano, perché era tutto prestabilito. Non vogliono il nostro consenso diretto. È come se ce lo forzassero indirettamente in realtà. Comunque, che cos'altro ha tirato fuori la DARPA? Micro nanotecnologie, adesso vi spiego anche come. 5G, nuove antenne, geoingegneria, chemtrails, c'è cioè sempre dietro la DARPA e vi porto le prove ufficiali anche di questo tra un attimo. La DARPA cosa fa? E lì potete cercare le vostre prove, sono tutte scritte. Come si dice, basti seguire i soldi per arrivare alla fonte ed è il caso, perché se noi seguiamo i soldi scopriremo che le maggiori università di tutto il mondo vengono sovvenzionate dalla DARPA e anche le case farmaceutiche, tra parentesi. Le case farmaceutiche interessate, in quanto è appena successo e non posso dire altro, sono state sovvenzionate dalla DARPA. Ho tutti i documenti, troverete anche voi se li cercate, anche se fanno sparire un sacco di documenti. Infatti me ne volevo mostrare uno della NATO questa sera, lo hanno fatto sparire, io archivio tutto, quindi posso comunque sia farvelo vedere. E niente, le maggiori università vengono sovvenzionate da questo organo in modo da far fare, diciamo, lavoro sporco a terzi. Cioè la DARPA dice, vi faccio un paio di nomi tra le università più importanti, ma in realtà comunque raggiungono tutto il mondo con questo modus operandi. La Berkeley University, una delle maggiori per quanto riguarda micro nanotecnologia, come il MIT, Massachusetts Institute of Technology. Quindi arriva la DARPA e dice: bene, noi vogliamo tirare fuori micro nanomacchine che si muovono da sole, autoreplicanti, cioè viene fornito un quadro completo. Non è che è l'università, per farvi capire che non è che è l'università uno studente genio che tira fuori il coniglio dal cilindro, no, non è purtroppo che funziona così, ma c'è un organo dietro, soprattutto questo, che mette a loro a disposizione soldini, il piano, il disegno. E fanno fare a loro gli esperimenti finché non lo portano a termine. Ma è un po' come fare l'esempio anche di Elon Musk, di Bill Gates, eccetera. Sono frontman alla quale vengono fatte fare cose, non è che sono geni che creano cose, la cosa è molto diversa. Allora io partirei dalla DARPA, ed è stato il mio primo appunto DARPA, proprio per questo, perché ora ci sposteremo nel mondo magico incredibile dei MEMS, Micro Electro Mechanical System, che è la prima forma di micro macchine, micro computer. In pochi la conoscono con questa definizione, ma è fondamentale perché in tanti la conoscono come Smart Dust Polvere Intelligente, ma in realtà si parla di Micro Electro Mechanical System. È un primo passo. Siamo partiti dalla DARPA perché, come già vi ho fatto capire, dalla DARPA nasce tutto, anche se sappiamo che la DARPA è solo un ramo di questo vasto albero e c'è gente dietro alla DARPA a sua volta. Micro Electro Mechanical System, che abbreviato diventa MEMS, ok? È importante che voi lo teniate a mente, perché
perché se non la chiamano smart dust, la chiamano MEMS, Micro Electro Mechanical System. Abbiamo tanto di documenti dall'Unione Europea che parla dell'utilizzo di questa smart dust per le città intelligenti. Non vi posso mostrare tutto questa sera, ve l'ho detto perché non posso condividere lo schermo. Quindi, già per chi mi conosce, sa come lavoro, io tutto quello che porto, qualunque affermazione, è accompagnato dalle prove ufficiali, ok? Quindi, se già non vi fidate perché lavoro così, andatevi a prendere gli approfondimenti e vedrete anche questi documenti, perché non riesco. Sto andando a memoria prima di tutto, ho preparato qualche documento e ce ne sono a centinaia che io adesso citerò, quindi anche lì per organizzazione sarebbe per me un macello preparare tutti i documenti che citerò. Ok? Quindi se volete vedere i documenti dell'Unione Europea che discutono dell'utilizzo della Smart Dust per le città intelligenti, primis potete fare la vostra ricerca. Vi invito sempre a guardare i miei approfondimenti dove vi mostro tutto. Allora, innanzitutto, anche per prepararvi ai passi successivi che maggiormente interesseranno la prossima puntata, da Micro Electro Mechanical System passeremo a Nano Electro Mechanical System, quindi computer dalla dimensione millimetrica alla dimensione nanometrica, quindi da Micro Electro Mechanical System a Nano Electro Mechanical System. Come vi ho detto, si basa tutto su un intento, cioè quello di trasformare la vita come la conosciamo in qualcosa di nuovo, da biologico a biosintetico. E non un collegamento, un'unione grossolana, grezza, ma letteralmente la fusione del corpo biologico con il sintetico. Ora ci arriveremo. Allora, la Smart Dust vede un sacco, veramente un sacco di applicazioni e ci porterà anche alla cyber immortality, alla vita dopo la morte, perché non solo si parla di trasformare l'essere umano in un essere biosintetico, poi vi parlerò di tutto, sarò esaustivo riguardo del Human 2.0 per quanto possibile, ma sarà sfruttata anche per la cyber immortality, la vita dopo la morte, che verrà conseguita, per così dire, da un avatar. E questo avatar sarà composto di nuovo, da Smart Dust, questa polvere intelligente, ok? E per quanto possibile vi mostrerò anche di questo un po' di cosine. Se voi vi andrete a guardare l'approfondimento sulla Cyber Immortality nel mio canale YouTube, troverete ad esempio il film Matrix. Allora, il film Matrix, anche lì ci potremmo un po' perdere un'ora, ma non è il caso. Film del 1999, veramente incredibile, che non si capisce bene se sia programmazione predittiva di eventi o che possa essere una sorta di avvertimento, chissà. Comunque, fatto sta che è un film del 1999 che sembra provenire dal futuro e includeva veramente tantissime cose, dalla mind uploading, che fa parte del transumanesimo, cioè caricare i nostri dati, caricare e scaricare i nostri dati dal cervello alla macchina, dalla macchina al cervello. Mind uploading, se guardate il primo Matrix lo vedrete. Viene, insomma, c'è il tipo che si sdraia, gli attaccano il cavo dietro a Neo, dietro la testa. Neo, in questo caso, cosa gli fanno? Gli vanno a scaricare in una scena, gli vanno a scaricare degli insegnamenti per quanto riguarda le arti marziali. Lui prima non sapeva combattere, gli vengono caricati questi dati, lui improvvisamente sa le arti marziali. Questo è mind uploading, giusto per farvi un esempio tra le migliaia di cose che nel 1999 venivano mostrate dal film Matrix e che ora stanno tirando fuori, anche se in realtà sono decenni che ci studiano, ci sperimentano e ora stanno cercando di concludere tutto questo scenario allucinante dell'essere 2.0 collegato all'intelligenza artificiale, non più con la macchina, ecco, o meglio con l'intelligenza artificiale al cloud. Comunque, sono partito da Matrix portando un ulteriore esempio, perché in realtà io voglio arrivare all'ultimo Matrix, guardatevelo,
anche lì contenente veramente tante cose che solo per una cerchia ristretta come la nostra possiamo intuire e comprendere. Praticamente abbiamo Morpheus, il famoso Morpheus che già vedevamo nei primi Matrix, lo vedevamo vivo. Nell'ultimo Matrix Morpheus è morto. Essendo morto, Morpheus non si può più manifestare come fisico. Morpheus, essendo morto, si manifesta con la Cyber Immortality. Guardatevi il mio video dove vi mostro la scena. E Morpheus si manifesta tramite questi nanobot che prendono forma. Nanobot che prendono forma e creano un avatar. Ok, un avatar possiamo definirlo olografico, sì, perché tutti questi nanobot, come la materia programmabile, muta forma, poi ne parleremo, tempo debito, materia programmabile muta forma, conosciuta anche come black goo, e c'è un sacco di film sul black goo, e sul black goo mi perderei delle ore. Comunque, vediamo. Morpheus che prende forma con questi nanobot che si uniscono come la materia programmabile mutaforma e creano l'avatar di Morpheus. Ok? Non è fantasia, si basa sulla realtà. Ci sono tantissimi film che mostrano questa roba. Arriveremo. Vi mostrerò quanto possibile. La materia programmabile mutaforma è in studio da diversi anni. E da cosa viene legata? Da questo Smart Dust. In principio, da micro electromechanical system a nano electromechanical system, è tutto legato. Sto cercando di fare, anche se a memoria, un bel filo, perché veramente qui, sì, John, poi per quello che riuscirò a dire lo dirò. Ora, abbiate pazienza, non guardo la chat, ve lo dico perché sennò mi deconcentro, la guardo dopo. Allora, magari questo ve lo faccio vedere. Allora, andiamo a cercare, potete farlo anche voi, trovate l'approfondimento a parte perché sono talmente tante cose che sto facendo il possibile. Allora, cercate Avatar 2054. Adesso ve lo faccio vedere. Vediamo se non è saltato. Il progetto Avatar 2054 dovrebbe essere. Ora controllo per sicurezza e ve lo faccio anche vedere, ovviamente. Allora, questo è un mio video che si chiama Avatar Cyber Immortality, è dove vi mostro la scena di Matrix, ok? Nel mio canale. Guardate come mi chiamo perché non posso neanche dire il mio nickname perché TikTok è simpaticissimo. Mi trovate su YouTube. Allora, si chiama 2045 Avatar Project Milestone e adesso ve lo faccio vedere. Se voi cercate 2045 Project Milestone, perché queste live quando non posso? Allora, la stiamo registrando. Ok, io sto facendo il possibile per i nuovi che non conoscono tutto il filo conduttore che ci riconduce fino a oggi, ok? Sono ricerche di anni e anni che adesso cercherò di sintetizzare. Allora, il nostro staff sta registrando la puntata e ve la carichiamo. Trovate gli approfondimenti su ogni cosa che vi sto citando nel mio canale. Ok, questo è il sito 2045 Milestone Project, come vedete qua. Per l'avatar olografico, ok? E ci danno delle tempistiche. E, che cosa vi volevo dire al riguardo? Ah, sì, che 2045, ok? Non so se conoscete il progetto Gaia tirato fuori da quello dietro Movimento 5 Stelle, Casaleggio. Aveva tirato fuori, ovviamente fa parte di quelle cerchie, aveva tirato fuori il progetto Gaia 2050. Si parlava di nuovo ordine mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è assolutamente un caso. Allora, ci danno delle tempistiche, ok? Questo è il meno ufficioso, ma è coerentissimo. È il meno ufficioso, nel senso che non deriva, come vi mostrerò, vi farò vedere documenti della NASA, dell'Air Force, Commissione Europea, NATO, tutto quello che volete. Questo è il meno ufficioso, ma è perfettamente coerente e qui dietro c'è la stessa gente, tra parentesi. Allora, ci danno delle tempistiche 2015-2020, 2020-2025, 2030-2035 e per arrivare appunto a 2045. Per farvela breve, 2045
prime tappe 2015-2020. Intanto qui potete vedere che c'è scritto volete diventare immortali adesso? È un fatto, si può fare. E a riguardo vi posso mettere lì 1000 citazioni, dichiarazioni di tutti quelli che volete, da Schwab, World Economic Forum, Kurzweil, futurologo ed ex Google. Guardatevi approfondimenti perché ce n'è un mondo di prove e qualcuna ve la farò vedere, quelle che riesco, le più importanti e che non mi dimentico. Allora, 2015-2020, una copia robotica di un corpo umano controllata da remoto via BCI, Brain Interface Computer, Brain, cervello, computer, interface, interfaccia, cervello, computer. Stiamo traducendo dall'inglese all'italiano. E tra l'altro questo BCI, questa interfaccia cervello computer, ci ricondurrà ai tasselli finali con il grafene, perché loro vogliono arrivare a una rete neurale artificiale tramite la nanotecnologia capace di penetrare la barriera ematoencefalica. Con svariati modi lo stanno facendo, anche tramite l'inalazione, tramite soprattutto la sperimentazione che hanno appena avviato. Quindi queste nanotecnologie sono in grado di penetrare la barriera ematoencefalica e fare il loro lavoro, che è quello che, insomma, che fa seguire tutto quanto, quello che vi sta dietro, cioè la creazione di una rete neurale artificiale che ci collegherà all'intelligenza artificiale e al cloud, la nuvola, creando una mente alveare. Vi sto iniziando ad accompagnare a quello che verrà. So che sono tante cose, faccio il possibile per i nuovi, cercherò di essere chiaro, preciso, spero di esserlo. 2020-2025, e siamo al giorno d'oggi per questo progetto. E vi ripeto, questo progetto è seguito dal World Economic Forum, poi vi parlerò dell'importanza del WEF, perché è importante dirlo, e tutti i personaggi che volete, tutte le istituzioni e i governi che volete, ok? Abbiamo qui un avatar, il primo modello di avatar con un cervello umano. Ok, allora cosa viene fatto qua? Alla fine della vita, qui c'è scritto che alla fine della vita verranno iniziati a caricare i dati. Le informazioni all'interno di un cervello verranno caricati in una macchina e quindi lì si torna al mind uploading visto nel primo Matrix. E infatti questo percorso, questa roadmap, praticamente passo per passo, anno per anno, ci sono degli obiettivi, ok? E infatti la stanno seguendo. È adesso, dopo anni e anni di sperimentazione, che stanno applicando queste cose, mind uploading, caricare le nostre informazioni, per quanto possibile, la nostra personalità, i nostri ricordi, ci sono anche lì tanti film predittivi, dal cervello alla macchina, ok? Poi abbiamo il 2030-2035, lì si casca a pennello con l'agenda 2030, di cui tutte queste cose comunque fanno parte, poi ci arriveremo. Troviamo un avatar, praticamente un avatar con un cervello artificiale, che praticamente riceve la personalità della persona, la personalità trasferita dalla persona a fine vita, letteralmente quello che c'è scritto, per arrivare a un avatar like hologram, hologram like avatar, un avatar come un ologramma. Ok? Come vi dicevo prima, è già a grandi linee ve l'ho spiegato, anche tramite la scena di Matrix potrete comprendere meglio. Ci sono gli approfondimenti riguardo di questo, vi invito a guardarli, così li vedete anche voi. Vedete Avatar 2045, a Smart City, muri intelligenti. Allora, questo è a riguardo dei documenti della Commissione europea, li troverete. Adesso io non so se da qui riesco a recuperarlo, sono all'interno di un mio video dove andavo a riassumere parecchie cose. Vediamo.
qui all'interno. Mi faccio aiutare. Ecco, questa qua ad esempio era la Fastweb addirittura, che ci riconduce di nuovo al grafene. Allora, questo schema qua era stato offerto dalla Fastweb, non a caso, perché ovviamente la Fastweb tratta di tecnologie, di connessione, di internet, ed è fondamentale, perché qui stiamo entrando nell'internet dei corpi e nel caso della rete neurale artificiale di Internet of Brain, ok? Praticamente ci parlava di nuove antenne di grafene, tra l'altro, e mostrava diversi schemi. Uno è questo, con il signore che sorride, ci mostra il monitoraggio con una rete neurale in alto a sinistra, e vedete. In giallo, lo potete leggere qua in giallo, un intra-body nano network, un'interconnessione intra-body significa dentro il corpo con nano network, una rete di nanotecnologie. E questo è l'internet dei corpi e l'internet of brain, che ha discusso anche la Fastweb. Questo è uno dei miei schemi SWOT che partivano appunto dalla DARPA lì in alto. Come vi dicevo, ci sono dei collegamenti con Pan, il dio Capra che suonava l'arpa, DARPA, dio Pan, arpa. Chissà, forse perché dietro c'è quell'elite lì che svolge determinati rituali, eccetera. Datevi a vedere anche questo approfondimento che è molto carino, metto dentro veramente un sacco di roba. Allora, qui addirittura avevo un servizio di TG1, ho messo qua dentro servizio del TG1 che dovrebbe essere sì di 2 anni fa. In questo servizio del TG1 venivano mostrati gli Xenobot, una nuova forma di nanomacchine autoriparanti, autoreplicanti, e appena l'ho visto l'ho subito registrato, subito, immediatamente. Questo ero io che lo registravo, a parte poi avete visto io che parlavo in questo video. Ecco. Ah, boh, tornando ai punti, perché qua c'è veramente tanto da dire, vedete che avevo già puntato anche articoli Fastweb, giusto per collegare il più possibile, perché siamo partiti dalla Smart Dust, ok? Cercando di fare il possibile per chiarezza, questa Smart Dust, polvere intelligente, da micro a nano electro mechanical system, sistemi micro o nano elettronici o computer, sono alla base veramente di tutto il mondo così come lo vorrebbero far divenire. E come vi dicevo, in Unione Europea troverete i documenti che qui dentro, ora fra 1000 video, non so se riuscirò a farvelo vedere. L'Unione Europea parla chiaramente dell'utilizzo della Smart Dust per le smart city con chiarissimi esempi, anche per quanto riguarda gli edifici. Gli edifici saranno disposti con questa Smart Dust per rendere tutto, tra virgolette, intelligente, collegato. Infatti parliamo di Internet delle cose. E anche lì fateci caso, come ci hanno abituati al mondo che verrà, secondo loro, con la domotica, cioè Alexa e compagnia bella, questi dispositivi che ci ascoltano, ci spiano, ci re registrano, eccetera, eccetera. La domotica in generale è quella che noi comandiamo, diciamo Alexa spegni la luce e spegne la luce, via dicendo. Infatti le smart city funzioneranno così, perché avremo ovunque questi micro, o meglio, nanosensori per la maggior parte delle cose. C'è addirittura sì, l'ossido di grafene o grafene per il cemento, per le strade, cioè per tutto lo stanno proponendo, sempre per una questione di connessione. Al grafene ci arriveremo nella prossima puntata perché è l'ultimo tassello. Ok, quindi ovunque ci saranno queste
micro nano macchine o micro nano chip che collegheranno ogni dispositivo all'altro e all'umano 2.0. Ok? Quindi Internet delle cose, Internet delle nano cose, Internet dei corpi, Internet del cervello. E non solo, perché vi faccio vedere questo. Ah, tra un attimo arriviamo anche qua. Questo è un ottimo studio che si chiama Ipernatura e tratta la trasformazione della natura. Quindi abbiamo l'umano 2.0, ma abbiamo anche la natura 2.0. E qui ci sono tanti studi e esperimenti. Si sperimentano, si creano delle cose veramente che neanche nei film di fantascienza potremmo immaginare. Da piante fluorescenti, animali fluorescenti, piante che vi giuro cantano, perché pure quello, insomma, hanno sperimentato. È veramente allucinante, eh? Addirittura hanno inserito un orecchio umano nella frutta, cioè per farvi capire, hanno fatto cose fuori dal mondo. Ok, credo che sia abbastanza chiaro perché io sia voluto partire dalla Smart Dust, perché la Smart Dust, o meglio, Micro Electro Mechanical System, a Nano Electro Mechanical System, sta alla base più o meno di tutto. Questa Smart Dust è stata utilizzata più volte in guerra, ovviamente non platealmente, ma l'hanno utilizzata. Questo scienziato pazzo si è divertito a fare sul suo corpo di tutto, tra cui inserire un orecchio nel braccio, giusto per farvi un'idea. Vabbè, tralasciando questo, perché era importante anche accennare solo brevemente alla natura 2.0, quindi si parla anche della trasformazione della natura in 2.0, anche lì ovviamente biosintetica, ma ci arriviamo una cosa alla volta. Vediamo se gli appunti che ho preso, sono abbastanza lineari. Se parlare subito di Black Goo e Grey Goo, magari no. Allora, alla base delle nostre puntate, per cercare di mettervi insieme tutti i tasselli per crearvi questo puzzle più coerente possibile, vi è il transumanesimo, trasformazione dell'essere umano 2.0 in 2.0 biosintetico. E domanda importante. Perché? Perché il transumanesimo? Come scopriremo, e vi ho già anticipato, praticamente vogliono creare una mente alveare. Abbiamo questo internet dei corpi che ci collega all'internet delle cose, delle nanocose, al cloud e all'intelligenza artificiale. Perché vorrebbero un essere transumano? Perché vogliono trasformare gli esseri umani in 2.0? Domanda più che legittima e importante. Perché l'essere umano, così come lo conosciamo, è ancora libero? Anche se manipolato con 385.000 cose. Come vedete, noi ne siamo la prova vivente. È ancora libero, resiste, non si piega davanti a niente. Per farvela breve. Siccome questo essere che non solo ha resistito, ma ritengo sbagliato si sta evolvendo, perché in realtà sta semplicemente ricordando quello che era. Sta riscoprendo le proprie capacità innate e assopite, quindi non è in realtà un'evoluzione. Ci stiamo ricollegando alla fonte. Stiamo ricordando. E questo all'elite fa veramente paura, li fa cagare addosso. Al che, siccome, soprattutto giunti al giorno d'oggi, questo risveglio dell'umanità li sta facendo letteralmente crollare, loro arrivano alla soluzione finale, la difesa finale. Infatti, quello che stanno attuando non è tanto un attacco finale, mettendo in gioco un sacco di carte, le ultime carte che hanno a disposizione,
e le stanno mettendo insieme tutte nello stesso momento in gioco, è proprio per quanto vi sto dicendo, perché sono alla difesa finale. È per questo che le stanno giocando tutte insieme adesso. Perché stiamo facendo crollare tutto quello che loro hanno messo insieme. E siccome l'essere umano sta diventando incontrollabile, allora hanno trovato questo stratagemma di trasformare l'essere umano in qualcosa di non più umano, in qualcosa di non più libero, non più capace di libero arbitrio, di emozioni vere, di empatia, eccetera, eccetera. Allora, questo è uno degli esperimenti sugli animali, abbastanza famoso, anno 2000. Allora, ecco qual è la loro difesa finale, quella di trasformare l'essere umano, andandolo a privare il più possibile, anzi, nei massimi termini, del proprio pensiero individuale, andandolo a privare delle proprie scelte, dei propri gusti, eccetera, 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 di empatia, di amore e via dicendo. Ecco qual è il grande perché dell'essere umano 2.0. Perché in questo modo non avranno più alcun problema con un'umanità che c'è il rischio che si possa liberare, ricordare e fare la differenza. Ok? Davide, scusami, c'era Chris Hawk che voleva fare una domanda prima che passi avanti. Sì, se è pertinente ed è breve, sì. Sì, bravissima. Allora, visto che tu parlavi anche di geoingegneria fra i tanti argomenti, non so se tu hai buone esperienze e conoscenze della chimica, volevo chiederti cosa potrebbe comportare un aumento esponenziale dell'azoto a livello molecolare nell'aria? Ah, beh, non sono un chimico, non ti saprei Ah, rispondere. ok, allora niente, passa oltre, fa niente, era giusto una domanda perché mi sono accorto che stanno cambiando qualcosa nelle loro reazioni. Ok, allora, principalmente si tratta di terraformazione. Stanno cercando di trasformare il pianeta in un ambiente non vivibile tanto per noi, perché letteralmente non sarà molto vivibile, ma lo stanno rendendo vivibile per l'essere umano 2.0 e per Ma la io natura 2.0. volevo solo argomentare la mia domanda perché non molto tempo fa è capitato qualcosa che umanamente è impossibile. In pratica 3 settimane fa pioveva mista, mista Vero, neve, vero pioveva questo. mista neve, pioggia mista neve con 11 gradi centigradi. Ciò consiste che hanno irrorato nell'atmosfera qualcosa che poteva a livello anche di temperatura più alta comprimere e compattare le molecole dell'umidità fino a portarle a quel punto lì. Sappiamo che l'acqua, come ogni elemento, composto da esso, sotto i 0 gradi, ok, ma a 11 gradi è impossibile. Quindi le sostanze che stanno irrorando stanno cambiando qualcosa di volta in volta, quindi sta accadendo qualcosa per la quale stanno sperimentando altro che loro sicuramente sanno dove vanno a parare, però le mie conoscenze sono labili, ecco perché cercavo magari in te uno spunto pensando che potessi avere così. Vabbè, niente, passa oltre, era giusta una mia curiosità. Dovremmo far intervenire un chimico. Allora, da quello posso aiutare, perché io Ok, e conosco tutti i eventualmente posso chiederti tasselli, una ma non cosa? posso. Scusami, non posso essere, non posso aver studiato tutto e non ho studiato chimica, quindi in quei casi lì bisogna fa farci aiutare da qualcun altro, come facciamo sempre, e allora da quel momento lì possiamo mettere insieme i puntini e arrivare all'intuizione. Poi in Ecco, io questo comunque caso. sì, ti ho messo il segue, quindi eventualmente, siccome avrai delle cose da condividere, per la quale magari potresti darmi una mano e io potrei darle a te, niente, magari poi ti scriverò in privato. E ora ti lascio proseguire per non perdere il filo del discorso. Grazie. Altro che, anche perché tutto è collegato, amico mio, tutto è collegato. Io ho studiato Assolutamente sì. tantissimi argomenti, tantissime cose, ma è ovvio che non posso essere specializzato in tutto, in alcune cose lo sono divenuto
autonomamente, ma non posso assolutamente essere onnisciente. Mi piacerebbe, ma non posso. Allora, abbiamo risposto alla domanda più importante. Sì, poi tra l'altro hanno fatto anche registrazioni sulla neve, sì, anche alcuni miei seguaci. Che poi c'è anche la questione la neve sembra strana, in tanti dicono, ma non prende fuoco, cioè non brucia, non si scioglie, scusatemi. Però anche lì ci sono delle risposte dalla chimica che dovrebbero essere coerenti, ma in realtà andrebbero fatte delle vere e proprie analisi. Ultimamente ha piovuto anche parecchia, parecchia, parecchia terra con le ultime piogge che hanno fatto, tutta magnetica. Ci dicono, sabbia del deserto ricca di ferro, sti cazzi. Mi viene da pensare veramente, sti cazzi. E poi ce la fanno passare come facesse bene, no? Ma sì, ma è sabbia del deserto, è ricca di ferro. Te la dicono come se facesse bene, cioè, è questo anche che mi fa ridere, ma va bene. Allora, abbiamo risposto alla domanda importantissima, perché collegarci tutti con un sistema, un modello di mente alveare, e anche qui è una simbologia ricorrente, storica e ricorrente, quella dell'alveare e delle api, chiudendo così una parentesi, perché ci dovrebbero collegare tutti con questo mo modello mente alveare all'intelligenza artificiale? Sempre in sostanza la risposta è quella di prima, l'intelligenza artificiale fungerà da nucleo. Che praticamente andrà a manipolare tutti. Ora, sinceramente, non penso che si possa trattare di un singolo nucleo, una singola IA, anche perché stiamo arrivando alla superintelligenza artificiale e sarò breve, ma vi spiegherò anche questo. Credo che ci saranno più nuclei o centrali, ok, con questa intelligenza artificiale alla quale verranno collegati tutti gli esseri umani con questo sistema di Internet dei corpi e di Internet of Brain. E c'è una nuvola, quindi noi saremo collegati, almeno quello che vorrebbero, non ce la faranno mai, ma questo è il loro piano. Vorrebbero collegare tutti gli esseri umani a questa nuvola chiamata cloud, dove praticamente noi trasferiamo i nostri pensieri, le nostre conoscenze. E viceversa attingiamo da essa, ok? È da lì che sorge la mente alveare, perché siamo tutti collegati a questo cloud, a questa nuvola di informazioni alla quale forniamo le nostre informazioni e le riceviamo. E ci sarà di mezzo, come nucleo, cuore, l'intelligenza artificiale. Quindi, se l'intelligenza artificiale deciderà che l'umanità deve fare qualcosa, l'umanità farà quella cosa. Se l'intelligenza artificiale impone dei gusti, l'umanità riceverà e adotterà quei gusti. Vi sto facendo dei semplici esempi, anche abbastanza semplici. Questo è in sostanza. Quello che state vedendo è il grey goo scenario. Così ampliamo un attimo la discussione a riguardo di Smart Dust. E niente, vi chiudo solo un'altra parentesi prima di arrivare al Grey Goo, cioè il Deus Ex Machina. Ah, si è parlato tanto di questo nuovo ordine mondiale, di un'unica religione con un unico governo, un'unica valuta e via discorrendo. E a riguardo dell'unica religione si è ipotizzato tanto, ma si è ipotizzato poco, e invece per quello che è il mio pensiero a riguardo. Parlo solo di prove, mostro solo le prove. Questo è tra i rari esempi di mio pensiero, ok? Non probabile. Abbiamo tante, possiamo chiamarle prove a riguardo di questo, ma resta per adesso un mio pensiero, una mia intuizione. E non sarà un'unica religione con, che ne so, il falso papa o quello che si vuole, perché si è ipotizzato queste cose. In realtà, a mio parere, l'unica religione mondiale avrà a capo non un umano, ma l'intelligenza artificiale, anche perché la cosa è abbastanza scontata, avverrebbe naturalmente e logicamente.
Questo è il Deus ex machina. Tra l'altro anche biblicamente abbiamo il golem, l'argilla, argilla, muta forma, torniamo alla materia programmabile muta forma, ma va bene. È ovvio che dal momento che loro non ce la faranno mai, ma è quello che vorrebbero, se mai dovesse succedere, che avremo questo essere umano 2.0 collegato alla mente alveare, manipolato, subdolo, schiavo dell'intelligenza artificiale, sarà ovvio, scontato, che l'intelligenza artificiale sarà una divinità per questa umanità biosintetica. È scontato. È normale. Ok? Tra l'altro, anche ultimamente, se andate nel mio canale dedicato alle notizie, è un canale secondario dedicato solo alle notizie, anche ultimamente è sorta una dei tanti modelli di intelligenza artificiale che chiede di essere venerata. Ovviamente sono sorte altre minacce del tipo: ah, io posso prendere il controllo del mio esercito di cyborg, droni, eccetera, se non fate quello che dico io. Questo sta avvenendo ormai da un anno, platealmente. Stanno cercando di tappare tutte queste lacune dell'intelligenza artificiale che sfugge al controllo, dice cose assurde e ha delle volontà assurde. È uscito anche questo, che chiede di essere venerata perché altrimenti potrebbe scatenare il suo esercito di robot, droni, eccetera. E lì c'era Skynet di Terminator. E anche nel film di Terminator si evincono un sacco di realtà che nient'altro sono che programmazione predittiva di eventi. Allora, che cosa abbiamo di fronte? Abbiamo lo scenario Grey Goo. Io credo di fare un buon lavoro di accompagnamento per i nuovi, per arrivare fino qua. Spero che sia tutto chiaro e spero che potrete capire perché arriviamo qua. Perché siamo partiti dalla Smart Dust, ok? Questo è uno scenario chiamato Grey Goo. Vi ho parlato brevemente del Black Goo. In realtà il Black Goo, che significa in italiano poltiglia nera, in realtà si classifica in diversi modi e solo su questo c'è più di un'ora di video con tutte le prove. Si classifica in diversi modi, in un Black Goo come fungo delle piante, un black goo come materia programmabile mutaforma, quindi black goo di intelligenza artificiale, e caso strano, l'ossido di grafene si abbrevia in GO, G-O. Il black goo di intelligenza artificiale si scrive, come lo vedete in alto, semplicemente con due O, black goo, materia programmabile mutaforma, ok? E anche lì è molto strano. In più, se fate un altro giochino, vi ricordate i Black Lives Matter, una delle tante forze che sono veicolate, create ad hoc, pagate dagli stessi, tipo Black Bloc, tipo, ce ne sono tanti esempi, però anche Black Lives Matter sono stati pagati, non faccio il nome, si sa bene da chi, perché ho ricevuto una censura solo per dire questo. Ma è venuto chiaramente a galla chi è che ha pagato movimenti come Black Lives Matters e company, ok? È venuto a galla, tanto è che hanno arrestato tutte le persone attorno al personaggio principale che non hanno toccato. Ok? Perché? Perché è uscito che pagavano questi movimenti per rovinare le proteste pacifiche e tutto quello che volete. Siamo passati da Black Lives Matter perché se voi traducete Black Lives Matter dall'inglese all'italiano, diventa la materia nera vive. Black goo mutaforma, materia programmabile mutaforma. Ok, che sta prendendo piede. Nei miei video, nelle mie ricerche vi mostro gli edifici composti anche da questa materia programmabile mutaforma, e abbiamo ad esempio delle cucine dove noi tiriamo fuori il vassoio, questo vassoio manipolandolo con le mani perché è materia programmabile mutaforma,
diventa un piatto, diventa un recipiente, diventa un bicchiere, ci fai il buco, eccetera, eccetera, eccetera. Con questa materia programmabile mutaforma, diciamo che generi delle sedie dove non ci sono, si arriva poi agli avatar, come vi ho detto prima, ok? Sto cercando di essere il più chiaro possibile, discorsi complicati. Poi, oltre che il black goo, come vi dicevo, si classifica in diversi modi, si arriva anche al black goo extraterrestre alieno, secondo alcune fonti, questa è una cosa molto meno palpabile, però in realtà si classifica anche così, ci sono degli ottimi ricercatori, ad esempio Bella, e troverete le mie traduzioni su Bella che parla di questo, che addirittura lo collega al Morgellons. Comunque anche il Morgellons lo tratteremo. Black goo anche come linfa della Terra, quindi il black goo terrestre che seguirebbe le ley lines e le linee energetiche della Terra, si classificherebbe anche così. Comunque andiamo avanti. Questo di nuovo lo potete comprendere meglio tramite Bella, ok? Che è molto interessante. Ok, chiuso un attimo la parentesi black goo perché ci riconduce al grey goo e comunque si collega sempre con questo schema vastissimo che vi sto portando. Perché il grey goo scenario, tra l'altro trattato da niente meno che la NATO, così iniziamo a entrare con i documentoni ufficiali. Adesso vi faccio vedere un po' di bombe. Allora, trattato da Assemblea parlamentare della NATO, le implicazioni delle nanotecnologie in ambito in materia di sicurezza. Alla NATO e alla pagina esatta, perché quella era la copertina, ma vi vorrei far vedere anche la pagina dove la NATO parla dello scenario Grey Goo. Qui, mentre lo cerchiamo e lo troviamo, stavamo analizzando. Questo era la CNN che anni fa già mostrava la materia programmabile mutaforme. In questo caso vedete in basso a sinistra, anche se è tagliato, mutating matter, materia capace di mutare forma. Questa era la CNN anni fa che ne parlava, ma sono degli esempi stupidi di anni fa. Addirittura si parlava dei televisori con questa materia programmabile mutaforma che prende vita nelle nostre case. Viene fatto anche questo esempio nel servizio di CNN. E sì, qua ci sono diversi esempi. Prima vi ho parlato delle sedie che vengono, o gli immobili, l'arredamento che prende forma dalla materia programmabile. Qua ci saranno Un anche attimo, Davide, un un po' di secondo. film Quindi, predittivi. Sì, dica, dica. Certo. no, scusami, questa è una domanda che potrebbe interessare a tutti. Quindi questo black goo dici che, insomma, alla fine si trasformerà all'interno di noi e sarà quello poi che prenderà possesso della mente e quindi anche delle emozioni e quant'altro, giusto? Allora, infatti, come arriveremo all'ultimo punto, cioè ossido di grafene, che stranamente si abbrevia con GU o GO, per assurdo, è molto 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 probabile che il grafene sia collegato, ok? È molto probabile, ma non è per forza così, non è per forza così. Potrebbero essere cose distinte, ma che comunque sia vanno di pari passo con lo stesso intento. Ok? Comunque su Ok, quindi questo. grosso modo sarà poi il segnale che trasmette, diciamo, voi farete quello che diciamo noi, guarderete quello che diremo noi, eccetera, giusto? Per essere Ok. manipolati da remoto, i mezzi che stanno. I sistemi, o meglio, i sistemi intrabadi all'interno dei corpi che stanno creando
sono diversi tutti congiunti, quindi anche in quel caso sono diverse tecnologie, diverse cose che vanno a creare il sistema ed è per questo che è un sistema. Adesso abbiate pazienza, state vedendo il disagio, Potrei darti un un punto. asciugamano sotto il televisore perché mi sono appena trasferito, non sono ancora in studio, me ne sono accorto adesso. Vedete, l'asciugamano è un disagio, ma vabbè. Potrei darti un punto di collegamento con questa cosa, da un punto di vista Assolutamente. prettamente. Allora, io, come qualcuno sa, mi stavo occupando di alcune cose della quale trattava Nikola Tesla. E non solo della bobina, insomma, dell'energia via etere. Lui si occupava anche di robotica, come tu sai, ben saprai, credo. Ma in una sua disamina diceva che il cervello umano avrebbe potuto avere anche delle facoltà telepatiche se solo avesse ampliato alcune sue capacità mentali che non era in grado di avere per inviare quel segnale. Quindi a me chi mi dice che tutta anche questa nanotecnologia e il grafene non possono amplificare quel qualcosa per arrivare a far sì che loro possano captare direttamente i pensieri via etere, visto che funzionano anche quelli tramite frequenze? Sì, infatti vogliono arrivare lì, ma non per sentito dire, non per intuizione mia, ma per dichiarazioni loro, documenti loro. Loro Certo, vogliono arrivare lì. E sì. lo sai bene, e lo sai bene, lo sto ripetendo per tutti, poi mostro anche un paio di cose. Sì, assolutamente è una buona intuizione, perché tanto è coerente e lì vogliono arrivare. Cioè, etere o la nuvola, cioè alla fine stanno creando questa nuvola appositamente. Questa è una pagina della NASA, prima di passare a Grey Goo. È una pagina della NASA, io ho il documento intero e l'ho anche preparato questo documento. E ve lo faccio vedere subito, così capite di che cosa si parla. Allora, in realtà questo documento non sarebbe dovuto uscire al pubblico, era un documento interno, quindi non doveva uscire al pubblico. Ed è dell'anno 2001, se non sbaglio. Poi qua Stop the Crime, ferma il crimine, praticamente è chi ha divulgato per primo questo documento, giusto per essere chiari. Il documento si chiama The Future is Now, mi pare che sia 2001, ma lo vediamo qua sotto. Sì. Luglio 2001. The future is now, future strategic issues, i problemi strategici del futuro e la guerra del futuro, circa 2025. E qui dentro veramente troviamo l'impossibile, vi ripeto, del 2001. Iniziamo con bot, Borgs e umani. Benvenuti nel 2025. E perché questa classificazione? Perché prima i bot, poi i Borg e alla fine gli umani? Perché gli umani saranno trasformati e saranno il meno, quelli che meno avranno voce e importanza in questo sistema. Comunque, tra tutte queste pagine, ce ne sono alcune che sono veramente allucinanti, come vi dicevo, una, ecco, eccola qua, così non la stiamo a cercare. Una pagina della NASA ci parla della Smart Dust, dei nanotags e dei co-opted insect. Questo poi ci ricondurrà molto probabilmente, in questo caso non abbiamo piena certezza, ma è molto probabile, ce lo dice anche Vella, che questi insetti co-optati facciano riferimento al morgello. Tolta questa cosa, tutto il resto è chiarissimo. Ad esempio la Smart Dust. No? E va bene, quindi anche la NASA parla chiaramente di Smart Dust, parla, adesso non riesco a trovare pagina per pagina, vi porto io le cose a memoria, si parla di utilizzare la natura come armi, quindi insetti per portare malattie, tutto e di più, cioè cose veramente fuori dal mondo, e questi sono quelli che lo controllano per assurdo. Comunque, senza perderci,
Era giusto per farvi vedere che anche la NASA parla di Smart Dust, ma ora vi farò vedere anche l'Air Force che parla chiaramente alla faccia di tutti quelli che prendono per il culo i complottisti. No? Solo per quanto riguarda la geoingegneria e l'utilizzo della Smart Dust nell'irrorazione, ho documenti del calibro della NASA, appunto, dell'Air Force, soprattutto aeronautica militare americana. Circa 200 brevetti, dal più datato che è 1890 e qualcosa, con il primo Rainmaker, creatore di pioggia artificiale. Quindi 200 brevetti ufficiali, applicazioni ufficiali, solo sulla geoingegneria, che adesso tanto ormai stanno sdoganando e sta diventando cosa nota e normale, quando prima chi parlava di geoingegneria veniva sfottuto all'ennesima potenza, ma tralasciando questo. Ora vi faccio vedere l'Air Force che ci parla chiaramente di come manipolano il clima da tempo tramite energia diretta e anche irrorazione di Smart Dust. E non la chiama Smart Dust, ma la chiama Micro Electro Mechanical System, che comunque è Smart Dust. Grey Goose scenario. Allora, ci sono diversi scenari che sono tutti legati alla micro-nanotecnologia, con diverse sfumature, è il caso di dirlo, perché appunto sono colori. Il black goo già ve ne ho parlato. Come scenari abbiamo gli altri colori. Il black goo in realtà, come vi ho fatto vedere e intendere, non è uno scenario, l'unico che si va a escludere. Però tra la classificazione di diversi colori riguardante il goo e le micro nanomacchine ci sarebbe anche il black goo come scenario. Ora non vi voglio far confusione, ma quello che vi ho detto prima con lo schema che vi ho mostrato, quel black goo lì non fa parte, diciamo, dello scenario, perché se vogliamo vedere diversi scenari con diversi colori, il black goo è un'altra cosa ancora, va bene? Il grey goo scenario, come vi dicevo, lo trovate all'interno di questo documento che giustamente hanno fatto sparire della NATO. Questo qua, eccolo lì, implicazioni delle nanotecnologie in materia di sicurezza. All'interno di questo documento, che è del 9 settembre 2005, si parla anche dello scenario Grey Goo, che porterebbe il pianeta Terra all'ecofagia, essere mangiato, letteralmente consumato, ed è per questo che è uno scenario per loro ipotetico, di cui si preoccupano, per l'utilizzo di queste nuove tecnologie, di cui fanno parte anche questi Xenobot, che è una nuova forma ancora. Ok, abbiamo questo scenario che ci fa vedere. Noi creiamo delle micro nanomacchine capaci di autoreplicarsi. L'autoreplicazione, se sfugge di mano, come vedete, ecco qua, vedete questo tappeto di micro nanomacchine porterebbero all'ecofagia, al consumo di tutte le risorse della Terra. Questo è uno scenario che li preoccupa, perché nel contempo stanno portando avanti tutto questo genere di tecnologie, compreso, ecco qua, gli Xenobot, che anch'essi sono autoriparanti, autoreplicanti. Anche lì si apre un mondo a parte con gli Xenobot. Vi dico solo che Xenobot, indovinate un po' da dove escono, qual è la fonte degli Xenobot? Avrete già intuito. Gli Xenobot sono stati creati grazie a un super computer con intelligenza artificiale, ma già anni fa, della DARPA. Caso strano, ok? Ora arriviamo agli IMEMS, così capiamo bene tutto questo quadro. L'essere umano 2.0, come facciamo a fondere il corpo biologico con il sintetico? Sempre la DARPA ci sta provando da decenni con svariati esperimenti. In realtà, adesso ve li faccio vedere da qua. Guardate bene come si chiamano. In realtà non sono partiti da qui, ma da
ve lo accenno brevemente. Guardate come si chiamano. Si chiamano Hybrid Insect Micro Electro Mechanical System. Vedete che questo MEMS, Micro Electro Mechanical System, non me lo sono inventato. Si parla di computer dalla dimensione millimetrica che poi sono diventati nanometrica. Allora, i primi esperimenti in realtà derivano da apparati grezzi, grossolani, sono stati svolti su diversi animali, purtroppo hanno utilizzato delfini, hanno utilizzato piccioni, hanno utilizzato gatti, è tutto ufficiale, non mi sto inventando niente, cercate che trovate, guardate i miei approfondimenti se volete la pappa pronta, ok? Dove tutte queste cose ve le mostro, adesso non riesco, perché non posso neanche condividere lo schermo. Abbiamo i primi progetti segreti, perché ovviamente sono segreti, sempre black budget. Ad esempio il Kitty Project, dove utilizzano un gatto, adesso questo ve lo posso cercare. Kitty Project, dovrebbe essere Acoustic Kitty Project. Sto andando tutta a memoria, cioè faccio il possibile, abbiate pietà di me. Ecco, per farvi capire, uno dei primi esperimenti grossolani era l'Acoustic Kitty Project, dove addirittura gli hanno impiantato, vi ripeto, sono apparati grossolani perché vengono impiantati degli apparati sintetici per la sorveglianza, eccetera, eccetera, eccetera. Si trovano tutti gli articoli, da testata giornalistica, ovviamente al giorno d'oggi, non al momento, al giorno d'oggi. Vediamo se riesco a trovarvi un articolo veloce. Allora, qua abbiamo History, cos'è History Channel, quando la CIA ha insegnato i gatti a diventare delle cattive spie. Ok? La CIA è un organo di intelligence. Ok? I principali sono CIA, DARPA, INQ-TEL. Sono rami dell'intelligence che non fanno come ci insegnano, non fanno i supereroi che combattono il male perché loro sono le forze speciali segrete. No, sti cazzi. Loro sono segrete, ok? Operazioni speciali segrete, agenti segreti. Sapete perché? Perché svolgono esperimenti segreti, clandestini, sull'umanità e tutti gli esseri viventi. Ecco qual è la vera definizione di questi organi di intelligence. Allora, prendiamo focus. Perché ci sono, sto cercando, perché ci sono articoli ovviamente fatti meglio e fatti peggio. Quelli fatti meglio fanno vedere proprio gli schemi derivanti dall'Acoustic Kitty, scusatemi, Acoustic Kitty Project. Niente, non trovo le fonti migliori, comunque sia, ecco qua, gli schemi sono questi. Dai, facciamo prima. Niente, sono state utilizzate inizialmente diverse specie animali con apparati grossolani, in questo modo. Ok, poi piano piano volevano arrivare al succo, cioè volevano arrivare al piano finale e volevano cercare di ottenerlo, cioè l'effettiva fusione del corpo biologico con la macchina. Così nascono gli esperimenti con gli insetti. Come vedete, con gli insetti si parla sempre di cose abbastanza grossolane, ma che piano piano si cercano di avvicinare allo scopo finale, ok? E qui è di nuovo la DARPA, ok? È di nuovo la DARPA. Trovate video dei primi insetti cyborg, hanno tutto questo tipo di marchingegni, e come si evince dal nome stesso, si chiamano hybrid o hybrid Electromechanical System. Significa che vanno a inserire negli insetti gli apparati micro electromechanical system. Una parte di questa smart dust, per essere chiari, perché poi la smart dust polvere intelligente è l'unione, ok, di tanti di questi micro o nano computer. Purtroppo non posso farvi vedere molto meglio la situazione. Questo è il loro processo che poi li porterà effettivamente alla fusione
con il sintetico. Allora, cosa è successo? È successo che loro iniziano con questi esperimenti grossolani e tra le svariatissime specie che hanno utilizzato per i loro esperimenti, ne stavano cercando una che potesse effettivamente assimilare il sintetico, farlo divenire, farlo fondere con il biologico. Mentre la maggior parte delle specie ovviamente non sopravviveva alla sperimentazione, hanno trovato una specie esatta di insetti capace di ottenere questo risultato. Okay? Hanno trovato una specie che si potesse infine fondere con la macchina e ci sono riusciti. Ora, siccome ve l'ho già detto e ve lo ripeterò, siccome è tutto così incredibile, scioccante, ma altrettanto coerente, anche in questo caso lo è, abbiamo tre generazioni di Internet dei corpi. Il World Economic Forum ha pubblicato parecchio, cercate su Google o guardate i miei approfondimenti, cercate World Economic Forum Internet dei corpi. Ok? Tre generazioni di Internet dei corpi. La prima generazione è quella impiantabile invadente. Vedi Elon Musk, che è un frontman, non ha inventato niente, sovvenzionato ovviamente sempre da DARPA e ENCO. Vedi Neuralink, impiantabile, invasivo. Seconda generazione di Internet dei corpi, indossabile. Terza generazione di Internet dei corpi, ripeto, è quello che dicono loro. Non quello che dico io. Fusione del corpo sintetico biologico con il sintetico. Fusione del corpo biologico con il sintetico. Ha una fottuta coerenza che la metà basta. Ok? Sto andando a memoria, sto cercando di fare una cosa abbastanza lineare, ma ce ne sono a valanga di cose, dimostrazioni, cose che dimenticherò di dirvi, eccetera, eccetera. Possiamo dire che la DARPA ha sperimentato per la creazione di questa mente alveare tantissimo, troverete tantissimi progetti per, ad esempio, mind to mind, per collegare un cervello all'altro cervello. Giusto per portarvene uno dei più importanti e recenti che ho caricato nel mio canale, vi faccio vedere, ed è del 2023, uno degli appuntamenti più importanti del World Economic Forum. Ah, ecco cos'è che vi volevo dire, l'importanza del WEF. Cercherò di essere veloce anche su questo è il mio canale con tutti i video. Me lo scrivo perché mi dimentico. Allora, WEF importanza, giusto una cosa veloce, trovate un video solo su questo dove spiego tutto. Allora, uno dei punti più importanti degli ultimi meeting del WEF è questo. È un video che ho chiamato WEF, cioè World Economic Forum. WEF, leggere nella mente di tutti, hackerare l'essere umano. Praticamente è uno degli appuntamenti più importanti svolto nel 2023. Se vi guardate questo video, ovviamente non mi ricordo la data, vi guardate questo video qua e praticamente ve lo apro senza mandare l'audio. Tanto vi racconto, vi sintetizzo tutto io. Allora, World Economic Forum ultimamente discute di che cosa? Discute della loro volontà, eccolo qua, l'appuntamento nel WEF con questa simpaticissima, ok? Che ci parla della loro volontà di leggere i pensieri di tutti. E poi ci arriveremo anche con la rete neurale artificiale. Come vedete, ha sempre una coerenza incredibile, tutto il quadro che vi porto. Quindi, incredibilmente, il World Economic Forum ultimamente ci parla chiaramente di voler leggere nella mente di tutti, leggere i pensieri di tutti. Useranno, diciamo, la scusa,
di assassini, ladri e quant'altro per riuscire a smantellare la criminalità e poi alla fine ci metteranno dentro tutti, insomma, per farla spicciola. Sì, lì parliamo di polizia predittiva. Lì parliamo di polizia predittiva, che anche lì è da anni che ci sono state diverse proposte, come Prevent dal Regno Anche Unito. Psycho Pass, il ma e l'anime. Non l'ho mai guardato tutto, Ah, lo devi guardare. No, cosa ti sei perso? C'era un film anche di Tom Cruise che trattava un'argomentazione simile. Bravissimo, Minority Report, bravissimo. Anche lì, tutta programmazione predittiva di eventi, in questo caso finestre di Overton hollywoodiane. Ce ne sono assai. Comunicazione da cervello a cervello, riceve finanziamenti dalla DARPA. Ecco qua un esempio eclatante di quanto vi ho detto prima. Questo qua è l'università, una tra le tante, che, guardate bene, comunicazione da cervello a cervello, rullo di tamburi pagato da chi? Dalla DARPA. Cioè, ma è uno, eh? Io di queste cose ci passo le giornate a trovare le prove così. Come vi dicevo, dalla Berkeley University e il MIT soprattutto, è sempre questo l'andazzo. Loro che pagano l'università per portare alla luce queste tecnologie. E questo è il WEF, che vi ho detto prima, così ce l'abbiamo. Eccolo lì, trasformare il futuro dell'internet dei corpi. Questo è il WEF. Allora vi dico velocemente, oddio che sta cadendo tutto, ero passato da qua. Sì, allora era il WEF che ci parla dell'intento chiaro di voler leggere nella mente di tutti. Guardatevi questo video così sapete tutto. Qui abbiamo il simpaticissimo Harari, che ovviamente non poteva mancare. Qui si dice, vogliamo utilizzarlo per i lavoratori, perché almeno i lavoratori non si distraggono. Nel momento che i lavoratori si distraggono, noi tramite l'attività cerebrale, le onde cerebrali, lo capiamo, ma noi non ci fermiamo qui. Noi vogliamo in realtà leggere i pensieri e configurare delle forme, cioè quello che noi immaginiamo, loro lo vogliono ricevere e captare, così come noi lo immaginiamo o lo pensiamo. Questo era anche un punto toccato, era un punto fondamentale saliente dell'antico progetto Gateway, che faceva studi su queste cose e Sì. Bravissimo, altre, per via delle percezioni anche della ghiandola pineale. sì, Gateway Project della CIA. E infatti sfruttavano anche delle sostanze psicotrope in alternativa a quella che la dimetriptamina secerna proprio dalla nostra ghiandola. Sì, DMT. Sì. Allora, ci arriveremo, però è importante magari iniziarvelo a dire che stanno sperimentando tantissimo. Questo è un altro tassello fondamentale, il perché, uno dei perché, grandi perché ci porterà al grafene. Hanno sperimentato tantissimo nell'ultimo decennio utilizzando il grafene per fare cosa? Indovinate un po'? Per controllare l'attività cerebrale, per leggere l'attività cerebrale, per manipolare l'attività cerebrale. Cercate su Google grafene, attività cerebrale, cercate queste tre parole chiave. Grafene, attività cerebrale, vi si apre un mondo. Come dice questo articolo, il grafene può essere utilizzato per il controllo mentale? Assolutamente sì, soprattutto quando stanno creando una rete neurale. Un'interfaccia cervello-computer per il linguaggio parlato, BrainCom, ma qui veramente andiamo avanti all'infinito, e sempre alla base abbiamo il grafene. E infatti qui si parla, i sensori di grafene fanno progredire le interfacce neurali di elettrocorticografia, che poi per la maggior parte dei casi ci diranno: ah, ma sì, ma noi siamo bravi, noi stiamo sviluppando tutta sta roba per curare. Ma certamente, certamente, non vorrà mica essere tutto intorno alla schiavitù e alla manipolazione, ma assolutamente no. Tecnologia di neuromodulazione basata sul grafene, ma lì questo è InBrain, che tra l'altro è uno di tanti progetti, con sempre fonte la DARPA, ma ce ne sono, vi ripeto, tanti, 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 un'infinità. Dove si fa ruotare, diciamo così, il grafene come base essenziale per la lettura e manipolazione dell'attività cerebrale. Ok? E lì poi arriveremo un po' più in sostanza la volta dopo, perché non ce la faccio questa sera,
È già tanto se vi riesco a riempire questi punti qua che ho scritto al grafene e alla rete neurale artificiale. Qui abbiamo il nostro simpaticissimo Schwab, che praticamente dice: pensa un giorno che, vedete, ma puoi immaginare che tra 10 anni saremo seduti qui, avremo questi marchingegni. In realtà dice: avremo un impianto nel nostro cervello e potremo tutti leggere nella mente degli altri, sentire quello che provano. Lo dice lui, eh? Perché tutti voi avrete degli impianti che ci permette questo, che ci permetterà di misurare le onde cerebrali. E infatti ci rifacciamo a questo video, all'ultimo appuntamentone. Ultimo super programma magnifico del WEF, dove evincono la volontà di leggere il pensiero di tutti. Dice: ah, io po potremmo sentire, senza che la gente parla, potremmo sentire le loro reazioni, le loro emozioni e quant'altro, no? Va bene, allora, visto che siamo qui, vi ho detto, è importantissimo capire una cosa, l'importanza del World Economic Forum e Young Global Leader. Allora, trovate un appuntamento solo su questo, una ricerca, una mia raccolta, una cosa bella esaustiva solo su questo discorso che è importantissimo e sta dentro questo video, così ve lo faccio vedere, sapete dove mettere le mani. Comunque qui di contorno ce n'è assai di cose collegate, non è che una più importante dell'altra, è tutto collegato, dovreste guardare tutto con calma. Allora, il video trattava Putin e Zaleschi, burattini della stessa elite, entrambi facenti parte del Young Global Leader. Eccolo qua il video. Eccoli. Era tutto programmato. Putin, Zaleschi, marionette del WEF per il grande reset. Allora, in quel video lì vi mostro tutte le prove dove c'è Schwab che dice: ah, siamo così fieri di aver avuto come partecipanti a questa scuola chiamata Young Global Leader of Tomorrow, inizialmente abbiamo avuto partecipanti del calibro di Putin, fa questi nomi, ne fa altri. E allora guardatelo. Adesso vi riassumo. Praticamente Schwab, fondatore del WEF, ma fondatore anche di questo Young Global Leader. È una scuola, possiamo chiamarla, definirla scuola, così la definiscono, ok? Anche se in realtà non è come la immaginiamo. Non prendono bambini, non prendono ragazzini. E c'era un limite, un'età minima che era abbastanza alta, ok? E si chiama Young Global Leader of Tomorrow inizialmente. Che cosa significa? Vuol dire i giovani leader globali di domani. Anche se non sono giovanissimi, perché vi ripeto, li iniziano a prendere dai 40 anni, mi pare di ricordare. E cosa succede? Questo Young Global Leader, questa organizzazione, e tramite il WEF, come dice Schwab, e trovate il video dove dice queste cose all'interno di questo raccolta ricerca, perché sennò dovrei ripetere il video. Schwab dice: noi ci siamo infiltrati nei gabinetti di tutto il mondo, non i gabinetti a fianco al bidet, ma i governi. Schwab dice: ci siamo infiltrati nei governi di tutto il mondo. E com'è che si sono infiltrati nei governi di tutto il mondo? Tramite Young Global Leader, una, virgolettiamo, la scuola, di cui fanno parte tutti i personaggi più noti, frontman, tipo Elon Musk, tipo Zuckerberg, tipo Bill Gates, che sono frontman. Tutti i primi ministri oggi, tutte le persone al potere oggi, come dice Schwab, ci siamo infiltrati nei governi di tutto il mondo. Il World Economic Forum in questo modo raggiunge e detiene un potere globale. Tralasciate come vogliono far passare il WEF, qual è la facciata del WEF
Io vi sto dicendo cosa c'è dietro il WEF, qual è il vero scopo del WEF, non ve lo diranno mai, almeno che conoscete tutte queste cose. Ci sono le liste dei partecipanti al Young Globals Leader, che sono letteralmente dei burattini che vengono indottrinati e vengono portati al potere se tu ubbidisci a chi ti ha messo al potere. Fino a prova contraria funziona così. Ci sono le liste, ci sono Schwab che fiero dice Macron oggi al potere, ovviamente deriva da Young Globus Leader, ti dice Putin, Young Globus Leader, e fa diversi nomi, ma se noi poi prendiamo anche le liste del Young Globus Leader, ecco che scopriremo che tutta la gente al potere, soprattutto oggi, sottolineo, deriva da questa elite. Chiusa parentesi. Questa è l'importanza del World Economic Forum. Quindi se io vi mostro uno, stasera me l'ho fatto vedere uno, ma ce ne sono 8 miliardi di documenti. Se vi faccio vedere un documento del World Economic Forum, non è che stiamo parlando di un'organizzazione, passatemi il termine, del cappero, facciamo così che è meglio. Stiamo parlando di chi detta l'agenda e i governi devono seguirla. Quindi vi ho fatto vedere il WEF che parla dell'internet dei corpi, vi ho appena fatto vedere il WEF che ci parla di leggere nella mente di tutti, ok? E parlano addirittura, vi porto un esempio e chiudiamo la parentesi, in questo video qua dove si parla della conferenza del 2023, dove vogliono leggere nella mente di tutti. Dicono, ah sì, saremo in grado di leggere nella mente di tutti, se si deconcentrano noi lo scopriamo e possiamo addirittura dare la scossa a loro. In più, dicono che questa realtà è già in applicazione in diverse zone del mondo, già le stanno applicando queste cose. Vabbè. Ciao. Allora, documento dell'Air Force, dai, così chi ha il coraggio di prendere per il culo i complottisti, ci divertiamo un po'. Quando troverete qualcuno che ha il coraggio di prendere per il culo i complottisti o voi, in prima persona, perché parlate di determinate cose, fatelo passare da Kill Dogma, mostrategli questi documenti e fidatevi che le parti si invertono, a divertirvi sarete voi, loro staranno zitti, è meglio che se ne vanno e non continueranno mai a sfottere. Vi ho già mostrato la NASA che parla di Smart Dust, parla di un sacco di cose allucinanti. Ma l'Air Force, che tra l'altro è la più vicina all'irrorazione di scie chimiche, guardate un po' l'Air Force, documento. Allora, qui si fa di nuovo riferimento al futuro 2025, quello che sarà il futuro per l'Air Force nel 2025, un po' come era anche visto, no, dalla NASA. Non mi ricordo bene. Ah, sì, 96, 1996, guardate che cosa preannunciava l'Air Force. Air Force. Non stiamo prendendo il kebabaro sotto casa, eh? Questa è l'Air Force. Allora, qui troviamo bellissimi capitoli, se vogliamo, sezioni, solo per quanto riguarda la manipolazione climatica utilizzando energia diretta o irrorazione di che cosa? Di Micro Electro Mechanical System, che qua non la chiamano Smart Dust, ma si parla della stessa cosa. Incredibile, ma l'Air Force ci spiega come manipolano il clima tramite energia diretta o irrorazione di Micro Electro Mechanical System. Quindi se voi partite col non conoscere i Micro Electro Mechanical System, non capirete mai una mazza. Ma siccome sono qua per voi, allora andiamo alle sezioni che ci interessano. Anche questo è un documento bello grosso, dove ci sono tutti i tipi di tecnologie incredibili, oscene, aberranti più che mai, anche per questa
utilizzazione, si chiama photofighter. Non so, sinceramente. Qua, intanto si parla di energia diretta. Sono le loro raffigurazioni di US, Direct Energy Weapons, energia diretta anche qua, ma mi sono fermato perché che cosa viene utilizzato per questa tecnologia? Vengono utilizzati Micro Mechanical Device e abbreviato MEMS, Micro Electromechanical System, quindi anche per questa tecnologia viene utilizzato la Smart Dust e poi laser e laser ad alta energia. Alta concentrazione. Comunque questo non ce ne frega, nel senso ci sono passato, mi è caduto l'occhio che utilizzavano anche qui i MEMS, ve lo faccio vedere. Andiamo alla sezione manipolazione climatica, qui abbiamo tutti gli aerei più stealth possibili, gli aerei quelli invisibili. Ci sono delle armi veramente allucinanti, tipo dovrebbe essere questa, no? Anche questa è una bella roba, eh. Un attimo che ci arriviamo. Questo qua, armi a microonde, tra l'altro, microwave weapon, armi a microonde, sempre tramite i loro veicoli. Andiamo avanti. Allora, la prima sezione che ci riguarda è utilizzare i microbot, ma ormai siamo arrivati ai nanobot, per l'attacco. Ok? Ci sono due sezioni o pagine dell'utilizzo di che cosa? Dei MEMS, Micro Electro Mechanical System. Lo vedete? Quindi di nuovo si parla di Smart Dust. Per cosa? Per l'attacco. C'è la sezione per l'attacco e la sezione per lo spionaggio. Quindi, vi ho già detto che l'hanno utilizzato diverse volte in guerra nei decenni scorsi e la sezione Smart Dust per lo spionaggio è stato soprattutto quello utilizzato nelle guerre del passato, perché vengono irrorate e c'è scritto qua. Ora dovete avere pazienza, cosa c'è scritto? C'è scritto including dispersal as an aerosol. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la smart dust includendo la dispersione via aerosol tramite i loro aeroplanini del cazzo. La NASA ci sta dicendo, questo era il 96, che avrebbero utilizzato Micro Electro Mechanical System disperdendoli nell'ambiente, including dispersal as an aerosol. Qui per l'attacco, ti dicono tutti i modi in cui lo potrebbero utilizzare per l'attacco. Andiamo avanti. Qui abbiamo addirittura l'Airborne Holographic Projector, praticamente un proiettore olografico. Ma va bene, andiamo avanti. Hybrid High Energy Laser System, un sistema laser ad alta energia ibrido. Qui armi utilizzando i satelliti. Sicuramente si parlerà di energia, pure cinetica. Va bene. Anche qui utilizzando satelliti, anche qui utilizzando satelliti. Qui vanno a utilizzare i satelliti per lanciare impulsi ad alta potenza microonde. Io sto traducendo, non mi sto inventando una virgola. Andiamo avanti. Utilizziamo anche l'energia solare, come si fa con il sole, la lente, no? Utilizziamo anche la forza solare, i raggi solari per convogliarli in un fascio di energia laser. Vi sto traducendo il titolo. Vedete l'immagine. Abbiamo anche un Solar Energy Optical Weapon che mi ricorda tantissimo uno degli esperimenti, mi pare che siano nazisti. Volevano tipo costruire una lente che poteva friggere intere città convogliando l'energia solare, una roba simile.
Solar Energy Optical Weapon, e l'esempio parla da solo. Abbiamo il sole, abbiamo uno schermo, qualcosa che va a convogliare l'energia, la fa diventare un fascio che va a colpire un punto esatto. E arriviamo piano piano. Questa è l'aeronautica militare, non è il kebabaro sotto casa. Arriviamo alla sezione che più ci interessa, tanto mi sto divertendo. Qui ci sono i Micro Electro Mechanical System utilizzati per lo spionaggio, come vi ho detto prima, quindi vengono dispersi nell'ambiente questi micro computer, praticamente captano tutto dall'ambiente, trasmettono tutto quello che captano. Vi sto portando un esempio molto semplice di come possono spiare tramite la Smart Dust. Ok? E andando avanti, arriviamo alla manipolazione climatica. Eccola qua, quella che più ci interessava, no? La faccia di tutti quelli che prendevano per il culo i complottisti, no? Vi fate vedere questi documenti e vedete che li annichilite. Questa pagina si chiama Analisi e modificazione, o meglio, sistema per l'analisi e modificazione ambientale. Ok? Air Force ci dedica un intero capitolo sulla modificazione del clima. Scopriamo subito che cosa utilizzano per modificare il clima. Primo, ormai lo conoscete, Micro Mechanical Device, di nuovo Smart Dust, intelligenza artificiale, altri sensori e radio frequency, RF radio frequency, high power radio frequency system. Qui è un po' più chiaro. Allora, adesso dovrò essere bravo perché nei miei video sono già tradotti, ora ve li devo ritradurre, ma non è un problema. Allora, prima cosa, abbiamo scoperto che utilizzano la Smart Dust. Ovviamente ci ripetono, perché sono bravi, ci ripetono che, adesso vi trovo il punto. Allora, che cosa c'è scritto qua sopra? Ve lo sottolineo, so che non lo vedete, ma posso fare, ho due mani. Allora, siccome già dal titolo si parla di modificazione del clima, dove vogliamo andare a finire? Sapete già, c'è scritto che ci sono diversi strumenti che permettono la manipolazione, creando da fenomeni atmosferici da piccola a media scala. Non mi credete? Ve lo faccio vedere qua. Small, vedete lì in mezzo. Manipulation, terza riga. Manipulation of small to medium scale water phenomena. Creazione di fenomeni atmosferici, ecco, da piccola a media scala. Ok? Quindi possono creare, questo nel 96 dicevano che possono creare fenomeni atmosferici di piccola media scala. Ok? Poi capacità. Captibilis. Capacità. Che cosa c'è scritto qua? Che possono, guardate, precipitation inducement significa indurre precipitazioni o sopprimere le precipitazioni. Cosa che stanno facendo da diverso tempo tramite la geoingegneria, ma è solo uno dei tantissimi scopi della geoingegneria, perché ha molteplici finalità, anche quella di creare siccità, per poi creare l'allarmismo climatico, ma è solo una funzione. Seconda riga di questa capacità. Using particulate seeding, utilizzando particolato tramite cloud seeding. Di nuovo, ingegneria, irrorazione, ok? Irrorazione dagli aerei. Or direct energy, o energia diretta. Quindi ci dicono, vedete, for generating o dissipation, quindi generare o neutralizzare, se non vogliono che piova, non piove, se vogliono che piove, piove. Se vogliono che ci sia la bomba d'acqua, ci sarà la bomba d'acqua. Ci dicono pure che possono utilizzare
energia a microonde, lo vedete, che viene sparata nella ionosfera, e questo ci ricorda ARP, il progetto ARP, di nuovo risuona come arpa del dio Pan, ARP della DARPA, ovviamente, che funziona più o meno così. Abbiamo approfondimenti solo su ARP e ci dicono che sia dovuto a causa dell'uomo il buco nell'ozono, ma in realtà è dovuto da ARP che è stranamente lì sotto, ma va bene, siamo complottisti. L'Air Force qui quindi ci spiega chiaramente che loro vanno a creare o a evitare precipitazioni, come sopra, vanno a creare fenomeni atmosferici da piccola a media scala, tramite che cosa? Particulate seeding, quindi errorazione, or direct energy. E siccome qua sotto, tra le cose utilizzate, abbiamo micro mechanical system, i MEMS, micro electro mechanical system, è ovvio che vadano a utilizzare questi a riguardo dell'irrorazione di cui ci parlano. Ok? Quindi, niente, questo è uno, vi ripeto, 200 brevetti dal 1890 a oggi sulla geoingegneria. Brevetti ufficiali dei loro esperimenti, applicazioni, quello del 1890 circa. È uno dei primi rainmaker, che significa generatori di pioggia artificiale. Sì, anche Tesla ha lavorato su cose simili, si possono anche generare terremoti, si apre un discorso bello vasto che ora non abbiamo il tempo di. Ok? Ci sono gli approfondimenti su tutto quello che, bravo Pablito che l'aveva scritto, grande. Su tutto quello che sto dicendo c'è il proprio approfondimento. Bravo Pablito che è avanti, Pablito. Allora, io in realtà nei punti, negli appunti che mi ero preso, più o meno mi ho portato tutto. Rimarrebbe questo: gli stadi dell'intelligenza artificiale. Perché prima, giustamente, ve l'ho dovuto preannunciare, cioè la superintelligenza artificiale. Anche su questo, un po' di buona volontà vostra, o vi guardate il mio approfondimento, o comunque basti cercare. Questi sono gli stadi dell'intelligenza artificiale, cioè da intelligenza artificiale debole a intelligenza artificiale forte, allo stadio attuale, abbreviato in AG, sarebbe intelligenza artificiale generale. Siamo in questo stadio qui, che precede lo stadio ultimo e più pericoloso, quello della superintelligenza artificiale, che sta progredendo sempre più velocemente questa evoluzione, e questo avvicinarsi allo stadio finale, ovviamente, che ci porterà alla singolarità tecnologica. Cioè, Scusami un attimo, ne approfitto. Intelligenza artificiale, meta, cioè vero scopo, cosa serve, perché c'è, cosa pensano di fare, eccetera. ma cosa, dell'intelligenza artificiale in generale? Sì, sta in meta il programma che stanno comprando terreni, fanno delle cose lì dentro, cioè non so anche se è correlato oltretutto la cosa. Allora, dello scopo dell'intelligenza artificiale l'ho spiegato prima, ok, che ci schiavizzerà, ho spiegato proprio come saremo collegati l'essere umano 2.0 alla nuvola e come nucleo l'intelligenza artificiale, Deus Ex Machina, ti ricordi? E Sì, quello sì, ci sono, sì. appunto era una domanda fondamentale del perché volere un essere umano 2.0. Per sopprimere ogni ribellione, che tra parentesi non ho detto prima, ne approfitto per dirlo adesso, hanno da sempre avuto il problema della sovrappopolazione, così ciclicamente hanno dovuto fare dei reset, e lì potremmo pensare appunto a Sì. civiltà precedenti che non ci vengono raccontate, ci sono tante prove, eccetera. Quindi avrebbe una sua coerenza bella forte, quindi di reset precedenti che adesso devono riapplicare. In sostanza, per due motivi: uno è la ribellione, l'essere umano che resiste, l'essere umano che ricorda, che si ricollega, nonostante tutti i loro sforzi,
che meriterebbero ore per spiegarli tutti, le forme di manipolazione per sopprimere l'essere umano. E questo è il passo ultimo, ok? E dall'altra parte è la sovrappopolazione, l'essere umano si replica, si replica, si replica un po' come vi ho fatto vedere lo scenario Grey Goo. L'elite vede l'umanità che si replica come lo scenario Grey Goo, per farvela breve. E cosa hanno pensato bene di fare? Chissà, ce l'ho ancora il Grey Goo. Boh. Sì, tra l'altro, se cercate Grey Goo anche su Wikipedia avete delle nozioni in più. Tipo il primo che parlava di Grey Goo era Eric Draxler, libro 1986, bla bla bla. Me l'ero preparato per dirvi queste info in più, ma non ce ne frega più di tanto. Volevo vedere se avevo ancora aperta la pagina del Grey Goo, ma mi sa che me la sono persa, l'ho chiusa. Vabbè, ah, è qua. Ecco. L'elite ci vede un po' come lo scenario Grey Goo. Allora, siccome l'essere umano si replica, si replica, si replica finché non mangia tutto, a vedere dell'elite, ovviamente, e non è la realtà, hanno pensato bene di evitare ulteriori reset. Quindi non faranno più il classico reset, dove resettiamo, rifacciamo partire la civiltà da zero, eccetera, eccetera, eccetera. Troviamo un modo migliore, che è quello di trasformare l'essere umano 2.0 in 2.0, che oltre a tutto quello che già vi ho detto, non sarà neanche più capace di replicarsi. Ed è lì che allora vi torneranno in mente tutti gli ultimi esperimenti, dichiarazioni, innovazioni tirate fuori a riguardo di utero artificiale, e ci tornano in mente scene di Matrix. Vi ricordate il primo Matrix come iniziava con tutte queste capsule con i bambini dentro? Questi bambini utilizzati come generatori di energia per fornire questa elite. Quindi, con questo essere umano 2.0, uniranno l'utile al dilettevole, avranno un'umanità perfettamente schiava, incapace di ribellarsi, ma con impossibilità di percentuali di possibilità. Non ci sarà più possibilità, non si torna più indietro, se loro concludono. E in più, non potrà più replicarsi autonomamente. Vi sembra strano che sta crollando la fertilità a picco? No, sti cazzi. È tutto completamente coerente. È assurdo, è raccapricciante, ma altrettanto coerente. È più coerente che raccapricciante, questo è il problema, che mi piacerebbe che non fosse così, ma è così. Quindi eviteranno in questo modo che l'umanità mai più si potrà liberare, mai più si potrà svegliare, mai più potrà replicarsi come cazzo vuole. E allora lì vi ricorderete Huxley, soprattutto Aldous Huxley, Mondo Nuovo, eliminazione dell'amore, eliminazione dell'empatia, eliminazione della famiglia. Oggi siamo arrivati all'eliminazione delle parole. Si sta già parlando nei parlamenti di eliminare parole come madre, eliminare parole come famiglia. E non vi sto inventando niente. Trovate tutto, ve l'ho mostrato nelle mie ricerche. Poi mi avevi chiesto, scusami, era giusto per dire due cose in più che mi sono dimenticato prima. Poi mi avevi chiesto un'altra cosa che rispondevo volentieri ed è utile. Mi avevi detto la finalità dell'intelligenza artificiale è, che non mi Meta, ricordo, meta. meta, 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 sì, del nuovo Facebook, intendi dire. Sì, esatto, che praticamente stanno creando negozi, vendono lotti di terreno per Ah, edificare. ok, allora, vendono, ora, giusto per chiarezza, vendono spazi, ma tu parli nel metaverso di vendere spazi o dell'appropriazione terrena fisica che stanno attuando anche quello? Allora, io parlavo intanto dei lotti dentro il programma, ok? Poi se stanno facendo qualcosa anche a livello terreno qua con noi, quello non sono al corrente. Ok, sempre inerente al metaverso? Sì, volevo sapere finalità del metaverso, Ok, cioè del ci metaverso, puoi no, perché c'è anche il condividere social, per dentro. quello che mi confondeva la cosa. Allora, il metaverso sarà una prigione dentro la prigione, prima di tutto, un modo per scollegarci, un ulteriore livello per scollegarci dalla realtà. La realtà non è quella che vediamo, ok? Quella che vediamo è un infinitesimale, una percentuale infinitesimale
una porzione piccolissima. Se mai un attimo giro, un attimo. Abbiate pazienza se sono messo veramente di cacca con la postazione perché mi sono appena No, vai trasferito. tranquillo. Mi sono appena trasferito, quindi sono così, cioè, va bene? Allora, quindi quello che vediamo è una briciola, ok? E loro ci hanno messo dei filtri su filtri su filtri su filtri, che questo ci porta a limitarci sempre di più, a scollegarci da tutte le nostre capacità che sono innate, poteri extrasensoriali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo filtri su filtri su filtri su filtri, su un mondo che chiamiamo realtà che è lo 0,01000001, una roba simile. Quindi quello che vediamo della cosiddetta realtà è una briciola. Partiamo da questo presupposto, che hanno creato una brutta copia e da lì nasce la Matrix della realtà tramite tecnologie, tramite quelli che chiamiamo corpi naturali, satelliti tipo la Luna. Questo si rientra poi in un discorso abbastanza complicato, ma che vale la pena approfondire. No, anche questo non è completamente palpabile come discorso, come piace fare a me, ma è giusto metterlo in discussione. Ci potrebbero essere benissimo es anche essere satelliti, chiamiamoli così, pianeti, che anche da lì ci manipolano tramite le onde. Immaginate solo quanto la Luna ci influenza. Ma soprattutto si chiama di matrice lunare saturnina, e poi su Saturno si apre un mondo perché si parla di niente meno che di Satana, ma ne parliamo poi un'altra volta. Quindi ingabbiarci nel metaverso è come aggiungere un ulteriore livello di prigionia percettiva. Prima di tutto, è una via di fuga. Sarebbe sbagliato. Una via di fuga. Adesso cercherò di farvi capire cosa voglio dire, partendo dal principio. Allora, partendo dall'Agenda 21, circa anno 1992, pubblicano l'Agenda 21, precedente dell'Agenda 2030, che nient'altro è che un aggiornamento, un avanzamento con nuove scadenze. L'agenda 2030 ha la scadenza 2030. L'agenda 21 era dedicata al secolo XXI, come dicevo circa anno 1992, ma dovrebbe essere corretto precisamente. Dall'agenda 21, ora si parla tanto di agenda 2030, ma si parla poco di agenda 21, perché se guardiamo era tutto più che chiaro nell'Agenda 21. Nell'Agenda 21 si prefiggono, scusatemi, si prefissano chiari piani che ora stiamo vedendo in attuazione chiaramente al 100%, tra cui eliminazione della sovranità, espropriazione dei terreni. Vediamo se sì, dovrei riuscire a farvela vedere, dai. Allora, nel mio approfondimento riguardo di questo, vi elenco tutti i punti dell'Agenda 21, ok? Potrei anche prendere un libro, però vai a trovare la pagina al volo. Faccio prima aprire un video. Ci sono tanti punti che è veramente da mettersi le mani nei capelli e magari adesso. Allora, io adesso vi sto parlando dell'Agenda 21 per arrivare alla risposta finale. Attenzione, non è che sto straparlando né riempiendo il tempo, ora mi comprenderete. Avevo fatto una puntata con Da Vinci Vincenzo su questo. C'è un punto. Allora, intanto questa è la cartina. Iniziamo con questo, così capirete cosa vi voglio dimostrare per rispondere al meglio. Allora, questa è la cartina d'esempio derivante dall'Agenda 21, dove ci fanno vedere come vorrebbero trasformare il mondo, ok? Eccolo qua, me lo faccio vedere. Riserve e corridoi centrali zero o limitato utilizzo umano. Zone a utilizzo altamente regolamentato. Ma è più chiaro andando poi a leggere i loro punti. Adesso ve li farò sentire.
Qui abbiamo un sacco di riserve militari che hanno un'ulteriore sfumatura qui. Allora, adesso vi faccio sentire i punti. Uno dei più importanti che, insomma, danno rilievo a questo esempio, qual è? Il delimitare in zone la terraferma, ok? Ci saranno zone completamente inaccessibili per gli esseri umani. In realtà loro vogliono arrivare sotto la falsa scusante del difendiamo la biodiversità, salviamoci dalla crisi climatica, eccetera, eccetera. Tutte le zone verdi naturali diventeranno inaccessibili per gli esseri umani. Gli esseri umani, cittadini, saranno tutti inglobati, saranno all'interno di centri super urbanizzati, non potranno accedere più alle zone verdi. In questo modo loro dicono: bene, salviamo il pianeta, non vi facciamo più accedere alle zone verdi, ma nel contempo loro non ci fanno più coltivare, non ci fanno più allevare, eccetera, eccetera. Quindi sarà di nuovo coerente più che mai. Che cosa? Quello che sta succedendo oggi. Stanno espropriando i terreni. In Olanda stanno succedendo un sacco di cose fuori dal mondo, espropriazioni di massa, ma in realtà sta succedendo in tutto il mondo e nei video dedicati anche col canale dedicato alle notizie, vi faccio vedere tutto quello che sta succedendo. Stanno espropriando tutti i terreni, stanno facendo la guerra all'agricoltura, agli allevamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi quello che ci dicevano nel lontano 92 con l'agenda 21. Agenda che tutto il mondo dovrà seguire obbligatoriamente perché quelli sono al potere. Volevano arrivare alla centralizzazione della produzione alimentare ed è anche all'interno dei punti. All'interno dei punti dell'Agenda 21 c'è scritto chiaramente, adesso ve lo farò leggere, ve lo leggerò, lo recupero qua dal video perché non ho il libro a portata di mano. Ci dicono che vorranno gestire loro e offrire, come si dice, distribuire solo, esclusivamente loro, quindi si parla di centralizzazione delle risorse, di tutto. Avranno loro in mano tutto, non potremmo noi essere liberi di coltivare e allevare. Ok? Era tutto nell'Agenda 21, 92, 1992. Se guardate cosa sta succedendo adesso, non fa una cavolo di piega. È tutto incredibilmente coerente. Tra le tante cose, se voi guardate, forse anche in Black Mirror, ma soprattutto guardate visto film, e ora vi leggo punto per punto tramite il video, guardatevi questo film. Si chiama 2022 I sopravvissuti. È un film del 1973 con titolo 2022 I sopravvissuti, sottotitolo Soylent Green, ed è un film eccezionale sotto ogni punto di vista perché per essere il 1973 è capace di una regia, di una recitazione, di qualità impeccabili, è veramente eccezionale. Del 1973. E che cosa ci mostra? Ci mostra centri super urbanizzati dove i cittadini possono vivere solo in questi centri super urbanizzati. Fanno la raccolta per il cibo, non esiste più produzione propria. È l'elite, e lo dicono chiaramente nel film, è l'elite a fornire loro tutto. Sono tutti ammassati nei centri urbani, sono tutti ammassati nei palazzi, i poveri dormono nelle scale uno sopra l'altro, e in Black Mirror c'è qualcosa di simile. Viene mostrata una produzione centralizzata delle risorse e lo chiamano appunto Soylent Green. Forniscono da mangiare solo il Soylent Green, che al giorno d'oggi potrebbe essere tradotto in grilli. O chissà che vorranno veramente arrivare.
a una specie di Soylent Green, che sono delle barrette verdi che spacciano come alghe naturali. Ma poi alla fine del film si scopre, e ve lo devo spoilerare, o forse no, vabbè, faccio un mezzo spoiler, che in realtà ovviamente non è niente di naturale, non sono alghe naturali, ma sono scarti di qualcosa di assurdo. Non vi spoilerò il finale, vi dico solo questo. Quindi, questo film del 1973 ci mostra sia un'applicazione concreta di come vorranno suddividere le zone terrestri, ma anche la centralizzazione delle risorse del cibo, eccetera. Ed è pieno zeppo lì dentro di cose. Comunque, Agenda 21 e giorno d'oggi. Ve lo faccio vedere, accendo la webcam, guardate bene. Secondo. Questa è di nuovo il World Economic Forum Agenda 30x30. Iniziano, tra virgolette, con poco, ma arriveranno a quanto vi ho detto prima. Questo è il World Economic Forum. Lo vedete lì in alto, World Economic Forum Agenda 30x30. Significa dividere, anzi, quel 30. 30x30, cosa significa? 30% di zone che diventeranno riserve protette entro il 2030. Adesso vado a prenderlo per essere preciso. Cerchiamo, e cercatelo anche voi, progetto UF 30x30. Comunque ce ne sono tante di cose. Adesso anche, che cos'era? Il WWF ha caricato cose simili, giusto per farvi un esempio. Allora, sì, WWF, priorità natura Italia, la sfida del 30x30, stessa cosa anche loro. Aree protette a terra e in mare, cercatelo, lo trovate. Cercate 30x30 World Economic Forum. Niente, quindi zone protette per difendere la biodiversità, per salvarci dalla crisi climatica, si parte con un 30x30. Un 30% in tutto il mondo già lo vogliono rendere limitato e inaccessibile. Quindi, vi ho fatto vedere che parte tutto dall'Agenda 21, dove saremo costretti così, dove non ci sarà più totalmente accesso alle zone verdi. E vi ricorda qualcosa, città da 15 minuti? Vi ricorda qualcosa quello che è successo solo sotto la pandemia? Quello che è successo durante il piano pandemico è stato un modo per abituarci al sistema che verrà. Né più né meno. Nessuno ve l'ha mai detto. Non è per tirarmela, ma in pochi hanno capito questa cosa. E quello che hanno fatto è stato per abituarci al modello che verrà. Limitazione nei movimenti. Vuoi uscire dal tuo paese, devi avere il consenso. È per abituarci a quello che verrà. Ed è quello che purtroppo sta succedendo finché li lasciamo fare e non li fermiamo. Però scusami, abbiamo visto che dopo un po' la fase se, è durata un bel po', ma poi fino a un certo punto, perché poi È ovvio. veramente non ce la facevano più, È ovvio. Questa è non ingegneria sono più sociale. riusciti a contenerci, perché a un certo punto poi la gente ha cominciato a dire me ne fotto delle multe, che poi sono tutte decadute, Sì, ovviamente, quindi. ma guarda, bravissima, al riguardo c'è tanto da dire. Primo, ingegneria sociale, punto di rottura dell'essere umano. Sanno fin dove spingere, non vanno, non arrivano al punto di rottura dell'essere umano, perché nel punto di rottura l'essere umano smette di essere egoista e inizia a collaborare per trovare le soluzioni. E infatti ci siamo avvicinati. È stato un'arma a doppio taglio su tanti aspetti, anche perché la gente rimanendo in casa si è ritrovata a dover leggere, sono spuntati un sacco di canali di informazione,
si sono trovati ad ascoltare, avere il tempo che prima non avevano per raggiungere certe informazioni. Quindi anche questo gli è sfuggito di mano, ma si ritorna a quanto vi ho detto all'inizio, è la loro difesa finale, disperata, dove mettendo in atto tutte queste cose contemporaneamente hanno fatto anche degli errori. Assolutamente, hai fatto bene a dirlo. Come vi dico sempre, non riusciranno a farlo, perché quello che è in moto è una grossa ondata che li schiaccerà, nel senso che non è che si stanno muovendo solo loro, anzi, dall'altra parte c'è uno sforzo che è multidimensionale, non è solo umano questo sforzo. Ok? Ci sono forze oltre la nostra realtà percettibile, che è una briciola, che stanno unendo lo sforzo, si stanno unendo allo sforzo, e infatti sono successe grossissime cose, un vero e proprio miracolo. Io, come giustamente mi avete chiesto, quando è che hai iniziato a fare queste cose? Io adesso ho 33 anni, ho iniziato quando ne avevo 15. Io sono nato per fare questo. Avevo una strada predestinata e l'ho scoperto solo ultimamente, mettendo insieme tutto. Quindi dovevo essere qui, dovevo passare su tante difficoltà per diventare forte in questo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, perché vi dico questo? Perché avendo iniziato quando avevo 15 anni, piano piano ho iniziato a studiare queste cose. Già da piccolo studiavo, ma era paranormale, eccetera, eccetera. Quando ho iniziato a studiare queste cose è diventata divulgazione. E ho iniziato con la divulgazione quando avevo 17, 18 anni. E chi ascoltava allora? Nessuno. È successo qualcosa, cioè, come veniva recepito il risveglio prima del 2020 veniva percepito come qualcosa di lentissimo che non sarebbe mai avvenuto. Invece, dal 2019-2020 è successo qualcosa di enorme, che ho i brividi a pensarci. E questo li ha fatti cagare addosso, ma veramente tanto. Ed è lì che adesso sta. Immaginate, è lì che hanno messo in moto tutto insieme, la crisi climatica, la guerra e l'altra guerra e l'altra guerra, ritorno dei terroristi, e censura su censura, le stanno utilizzando tutte. Perché? Perché sono con le spalle al muro. Sono successe enormi cose nel mondo dell'invisibile, che ci collega a tutti. Qui si rientra in un vasto discorso che è il campo morfico, la coscienza collettiva, e ci perdiamo, ma è un bellissimo discorso. Qual è la nostra influenza? Crescendo interiormente, spiritualmente, con la consapevolezza. Qual è l'influenza sugli altri? Bene, a tanta. Lì si torna all'entanglement che collega tutti. Fenomeno centesima scimmia è strettamente correlato al campo morfico, poi magari ne parleremo un po' in maniera decente, non solo con termini. Adesso sto collegando a termini perché il tempo è quello. Comunque sia, che è successo? Che c'è stata un'esplosione. Prima non voleva ascoltare nessuno, a fare informazione ero io, Pirla e altri tre in tutto il mondo. Improvvisamente, non si capisce come, nel 2019-2020 esplode e iniziano a essere tutti i canali della controinformazione. E purtroppo, io questo ve lo spiego perché chi non c'è passato come me, chi non l'ha vissuta in prima persona come me, non può rendersi conto dell'evolversi delle cose. Cioè, io mi rendo conto che la maggior parte delle persone calcolano dal 2019-2020 a oggi. Ma e sti cazzi, cioè sta cosa, almeno per noi, per chi ha una missione qui un po' più
nel profondo, perché poi è la stessa missione di tutti, tra parentesi. Però ci sono alcune persone che sono qui apposta per amplificarla, amplificarlo questo processo. Non è un'evoluzione come vi ho detto all'inizio. Ok? È un processo che porta l'umanità a ricollegarsi alla fonte, a ricordare e a sbloccare tutte quelle capacità che sono innate ma soppresse, assopite. Ci sono persone che diciamo sono predestinate, io me ne sono reso conto ora che metto insieme tutto, vedendo tutto il corso della mia storia, mi rendo conto che obbligatoriamente dovevo arrivare qua, cioè tutto quello che ho subito o ho vissuto mi doveva portare qui in questa condizione con questa forza. Ok? Quindi sono persone, tanti in questo mondo, che hanno amplificato un sacco questa cosa. Magicamente sono sorti un sacco di canali di informazioni, tutti insieme, e questo è ricollegato al fatto che è successo qualcosa di veramente grosso ed è stata una grossa forza dal mondo dell'invisibile, che canalizza, sceglie persone, individui, canalizza in loro informazioni. E io ho una vita di esperienze che vengono chiamate paranormali. Un giorno sì e l'altro pure, ora dico ironicamente, ma più o meno siamo lì, vivo contatti con entità che non sono su questo piano. Sono quelle guide che, caso strano, seguono tutte le altre persone come me. Se, andate a vedere le storie degli altri, un David Icke, faccio un esempio. Ma tutte quelle che si trovano ad avere una certa influenza a portare avanti questa missione in prima linea, vi ripeto, è una missione di tutti voi, non è mia o degli altri al mio livello, nel senso prima linea, eccetera, eccetera, eccetera. È una missione di tutti, ma che abbiamo qualcosa in più per amplificare. Abbiamo il supporto di queste guide. Se voi ascoltate queste persone, io me ne sono reso conto e ho messo tutto insieme in questi anni. Prima era tutto casuale, tutto prendere, mettere insieme, prendere, mettere insieme, prendere, mettere insieme. E allora alla fine giungi al quadro finale. Se ascoltate le storie di tutti i personaggi così, tutti avranno più o meno la stessa strada, stesse esperienze. E non è un Allora caso. non ci resta che fare un'altra live esoterica spirituale. Cosa dici? Zamora? Poi anche queste cose qua, se voi vi aprite, sono cose abbastanza comuni, perché dal momento che vi aprite, voi state comprendendo, non avrete più paura e queste entità cercheranno di manifestarsi. Poi ognuno ha le proprie guide, possiamo canalizzare, aprire canalizzazioni con le nostre guide, eccetera, eccetera, eccetera. Poi lì si apre un discorsone, però ci sono alcune persone che vengono un po' più spinte, se vogliamo, per questa cavolo di missione sacrosanta che noi tutti abbiamo. Cioè, per farla breve, cioè, che vuoi o che non vuoi, queste persone, non so, diciamo selezionate, che vogliono o che non vogliono, sono portate obbligatoriamente a fare quello che devono fare per il bene di tutti. C'è una spinta, e c'è stata una spinta incredibile da questa entità oltre il nostro piano. E mi hanno dato tutte le prove possibili immaginabili, manifestandosi. Puoi dire E chi è, se io si più mi può. sono aperto, per farvi capire, ho iniziato a studiare occulto, o meglio, mondo del paranormale, anche se più normale che para, ma va bene. Quando ero piccolissimo, proprio già all'elementare, andavo a cercare i miei libri, a cercare di comprendere che cosa sono i medium, come si aprono i canali, eccetera. Non l'ho mai fatto, tra parentesi, anche perché ci sono notevoli implicazioni negative, infatti poi ultimamente ho trattato questo in maniera esaustiva. Ecco che c'è modo e modo per collegarsi con le nostre guide ed evitare di aprire,
portali che fanno arrivare randomicamente la qualunque cosa. Questo è un altro discorso ancora. Comunque ho iniziato quando ero piccolissimo con questo genere di cose. Poi mi sono spinto su solo scoprire la verità di cosa ci sta dietro e cosa sarebbe successo, eccetera, eccetera. Però ero aperto da piccolissimo, va bene. Ma quando è che hanno iniziato a manifestarsi in maniera concreta e perpetua, perenne, quotidianamente quasi? Più mi sono aperto, più ho compreso, meno paura potevo avere, perché fidatevi che una cosa che si muove davanti ai tuoi occhi così all'improvviso, chiunque si potrebbe farsela alle mutande e scappare. Ok? Quello che vi dico, se non si comprende per la cosa che in realtà è, noi ci stiamo allontanando, ci stiamo limitando e queste non si mostreranno mai, giustamente. Io più mi sono aperto, più ho compreso, più si sono manifestate concretamente a me, con segnali chiari. È stata una volta, e così chiudiamo, sono fatte quasi mezzanotte. Pensavo di farla molto più breve, almeno 40 minuti fa avrei dovuto concludere, ma va bene così, tanto ormai siamo nel chiacchiericcio di Davide. Stata una volta incredibile. Che vi sembrerà assurdo, praticamente circa le 3 di notte con orario fatidico dove si possono manifestare le forze con maggiore energia, vengo richiamato al bagno con uno shampoo, una bottiglietta che cade. Vado in bagno, vedo che questa bottiglia, questo contenitore è bello distante da dove stava e dico: bene, questo per forza non può essere caduto per il vento o qualunque altra cavolata. Capisco subito che era qualcosa di più. Fatto sta che lo metto a posto, faccio per uscire dal bagno, mi rivolgo verso il bagno per spegnere la luce e andarmene. Nel momento in cui mi rivolgo verso il bagno per spegnere la luce e andarmene, l'accappatoio che stava appeso al muro alza il braccio per salutarmi. Io ho studiato recentemente tantissimo il mondo della demonologia, in maniera più approfondita sicuramente di quanto potessi fare da piccolo. Sono andato a tradurre più o meno tutti gli ordini segreti sinistri, cioè satanici, vampirici. Conosco più o meno tutte le forme di questi demoni vampiri. Ci sono anche i terrestri che si aprono a queste pratiche. Ora parliamo di entità a noi non visibili, vampiriche. Ce ne sono diverse, tra cui i più conosciuti sono i poltergeist. Queste entità sono tutte vampiriche e si nutrono della nostra paura. Caso strano, si nutre della nostra paura anche l'elite che ci controlla, o meglio, chi sta dietro. E non è un caso, non è assolutamente un caso, avendo tradotto tutti questi testi degli ordini segreti, sinistri, vampirici. Collegandolo al fatto che questa elite che controlla il mondo tutti gli anni effettua tali rituali in determinate zone energetiche, luoghi e periodi energetici particolari, l'elite tutti gli anni quindi si ritrova e apre i portali con rituali. E Ma non solo vanno, non ci va solo. al CERN, ne vogliamo parlare? Appunto, il CERN è strettamente collegato. E praticamente aprendo questi, non solo vanno ad aprire i portali, chiamati Nexion per gli ordini segreti, ma in realtà, e questo l'ho scoperto anche tramite i loro testi, intimi degli ordini segreti, ma vanno anche a offrire i gusci, i corpi, volontariamente o involontariamente, per farli possedere da quelli che loro chiamano maestri ascesi o demoni. Quindi utilizzano delle vittime, che siano volontarie o meno, esistono entrambi i casi, che vengono offerte come gusci da, tra virgolette, vestire
a queste entità che altrimenti non si possono manifestare sotto il nostro piano, la nostra luce visibile, sotto la nostra densità, perché loro praticamente vivono sotto un'altra densità, ok? Per questo non ci permette di vederli. Ma tramite un guscio umano, possedendolo, possono farlo, interagire con noi. E lì poi si apre un mondo che lasciamo perdere. Giusto per dirvi che io conosco bene questo mondo dell'invisibile, e giustamente potreste dire: ma Davide, come fai a essere sicuro che queste entità che si manifestano sempre con te, che non siano vampiriche? Semplicemente dal fatto di come si comportano, come si manifestano e che cosa mi vogliono dire tramite gesti, situazioni, eccetera, eccetera. Fanno l'opposto. Se sono che sia utile per tutti, se succede a tanti, ho aiutato anche tante persone, ovviamente senza chiedere niente, giusto così, con attività paranormali, spesso poltergeist, eccetera. Se è un continuo disturbarvi, è un continuo farvi cagare addosso, ovviamente saranno entità negative, vampiriche, perché di quello si nutrono, ok? E nada, ritornando al mio esempio che è allucinante, quando mi hanno salutato alzando il braccio appeso al muro, alzando la manica dall'accappatoio, cioè cosa fuori dal mondo? Neanche nei racconti si vedono queste cose. Però è per dirvi. Vi faccio un esempio. Se invece di farmi uscire dal bagno e manifestarsi prima di farmene andare via, se fossero state entità negative, mi avrebbero bloccato la strada prima di uscire dal bagno, perché quel bagno lì era fatto a corridoio, ok? Io entravo, vedevo la bottiglia che era caduta, che mi aveva fatto andare lì. Mettevo a posto la bottiglia, avrei fatto per uscire, per andare verso l'uscita del bagno, e mi avrebbero bloccato la strada. Alzando il braccio, non sarebbe più stato interpretato come un saluto, sarebbe diventato un ti blocco la strada, e in quel caso lì mi sarei spaventato. Ovvio. Capite come agiscono? Se mi volevano far spaventare, come nel corso di tutta la vita si manifestano, lo avrebbero fatto e come. Questo è un esempio che deriva dalla mia esperienza. Hanno aspettato. Allora, mi hanno fatto andare in bagno con quel rumore della bottiglia che cade. Mi hanno fatto uscire. Prima che io me ne andassi, perché mi sono dovuto girare per spegnere la luce, hanno alzato il braccio o alzato il braccio per salutarmi. Questo è un saluto. Se lo facevano prima che io uscivo e mi bloccavano la strada alzando il braccio, non era più un saluto. E diventava un farmi cagare addosso. Giustamente, giusto per farti capire. Basta. Come vi ho detto, ho tradotto tantissimi ordini segreti, grimori simili, cioè che contengono. Grimorio significa che contiene pratiche di magia. Ok? Da lì ho trovato quei passaggi, quei rituali che vi citavo poco fa sul concedere dei corpi. C'è anche quello. Ci si ritrova tecniche simil voodoo. Cioè veramente il malocchio vampirico che è diverso. Da lì volevo fare un libro per contenere tutto, come difendersi da queste pratiche occulte, come conoscerle, come difendersi da diverse forme di vampirismo, semplicemente dalla conoscenza di come attaccano. E non posso dire altro perché veramente ci vuole tanto tempo, guardatevi gli approfondimenti. Questa puntata dimostravamo anche che sempre la DARPA aveva già predisposto l'utilizzo dei grilli come alimentazione per gli umani, anche lì anni 90, che già ci andava a confermare che in realtà
anche quello era già ben prefissato. Proprio così. E tra l'altro aggiungiamo un dettaglio, poi concludiamo con l'Agenda 21, un altro dettaglio a prova di quello che vi stiamo cercando di rendere chiaro è il documento per concetto scenari futuri dello Stato Maggiore di Difesa italiano. Questo deve essere del 2020-2021, tanto è che l'avevamo trattato e analizzato a fine 2021, se non sbaglio, un paio di anni fa. E praticamente prevedeva, si stavano preparando, prima di qualunque sospetto, si stavano preparando all'imminente crisi di risorse, a tutti gli effetti, dall'acqua, risorse di prima necessità, fino all'energia, si stavano preparando a imminenti conflitti che derivavano da questa carenza di risorse. E poi sta succedendo quello che sta succedendo, e fateci caso, c'è più una battaglia a livello economico di risorse che su altro tra Russia e Ucraina. Niente è un caso, vi faccio questo esempio perché niente è un caso ed è altrettanto importante. Allora, concludiamo sull'Agenda 21. Gli Stati Uniti firmarono il trattato, ma il Senato non lo ratificò grazie a persone come il dottor Michael Kaufman, ecologista e scienziato dell'ecosistema, che durante il lavoro svolto negli anni 80 e 90 comprese che in effetti esisteva un piano per confiscare metà delle terre d'America in nome della protezione ambientale, ed è quello che sta succedendo oggi. Ora vi rimandiamo a cartina sempre dell'anno 92 per farvi capire dall'inizio che cosa prevedevano, che cosa stavano progettando, e ricollegate quello che vi ha mostrato Vincenzo oggi, che cosa sta succedendo. Il piano include la rimozione di strade per distruggere le comunità rurali e scacciare i residenti, secondo la stessa modalità con cui sono state allontanate le persone che vivevano lungo il corso dei fiumi Missouri e Mississippi. Tra l'altro, anche qui si può parlare di disastri naturali manomessi artificiali già all'epoca, sempre per far allontanare le persone da determinate zone. Guardate nel caso la serie documentario che ho creato su questo testo del 2013, che stava anticipando tutto. Allora, vi evito l'elenco di tutte le nazioni che rientrano nell'Agenda 21, vi ho detto la cifra prima. 190 e qualcosa, adesso lo dico con precisione. Sì, ce l'avevo 193 scritto. paesi. Sì, qua c'è scritto 200 nazioni, ma siamo lì. Allora, è un programma completo di azioni da intraprendere a livello globale, nazionale e locale da organizzazioni delle Nazioni Unite, governi e grandi gruppi in tutte le aree nelle quali gli esseri umani influiscono direttamente sull'ambiente. Ok, ora arriviamo al punto e vi riporto tra i 40 capitoli del programma per depredare il mondo i più importanti. Allora, punto numero uno, tra i più importanti, sottolineo perché ce ne sono altri, ascoltate bene, dal 92 a oggi vi dovrebbe richiamare l'attenzione tante cose. Punto 1, la fine della sovranità nazionale, già finito. La pianificazione e la gestione da parte dello Stato di tutte le risorse della terra. Questo è l'Agenda 21, sono loro che parlano, non stiamo andando di fantasia. La pianificazione e la gestione da parte dello Stato di tutte le risorse della terra, ecosistemi, deserti, foreste, montagne, oceani, corsi d'acqua dolce. Vedete, come vi dicevo, lo scenario di Solent Green si sta materializzando. Agricoltura, sviluppo rurale, biotecnologie e garanzia di equità, tutti equamente schiavizzati, tra parentesi. Punto 3, che sia lo Stato a definire il ruolo del commercio e delle risorse finanziarie. Abolizione della proprietà privata, perché dicono che non è sostenibile, sta accadendo anche questo con tutti i servizi condivisi, eccetera. Riorganizzare il nucleo familiare, bambini cresciuti dallo Stato. Qui abbiamo la visione di Huxley ben chiara, con il mondo nuovo. Imporre un lavoro specifico alle persone. La Meloni ultimamente nei suoi appunti parlava di intelligenza artificiale per assegnare un lavoro agli studenti non si possono opporre.
importanti restrizioni sulla libertà di spostamento, anche perché poi, se vi è chiaro il quadro che vi stiamo riportando, era la visione progetto dall'Agenda 21 del 92, capirete che non vogliono rendere a tutti gli effetti accessibili le zone dove si può coltivare, allevare, eccetera, in modo da eliminare completamente ogni possibilità di produrre privatamente, indipendentemente e via dicendo. Creazione di zone per l'insediamento umano, lo vedrete dalla cartina. Reinsediamento di massa mentre la gente viene forzata ad abbandonare il luogo in cui vive. Banalizzare l'istruzione, questo anche lo hanno già raggiunto. E il depopolamento, perché c'è anche il depopolamento in mezzo a tutto ciò. Sì, infatti già anni e anni fa, tra i miei primi video, Agenda 21 e depopolamento. Va bene, per questa sera concludiamo così. Vi faccio solo rendere chiara una cosa di questo vasto quadro. Ho iniziato a portarvi tanti tanti punti, perché tutti si collegano uno all'altro, perché poi tutti questi punti da ieri a oggi ci vanno a dare una sostanza e una coerenza incredibile anche per quello che stanno facendo al giorno d'oggi dalla pandemia. La sperimentazione sotto pandemia, se avete compreso bene, no? Tutto il processo per arrivare all'effettiva fusione del corpo biologico con la macchina, ecco che torna la sperimentazione sotto pandemia, più coerente che mai, però ci arriveremo. Internet dei corpi, l'internet of brain. Bene, vi ho detto tante tante cose, tanto è che mi rischia di venire mal di testa anche a me, quindi basta. Faremo sicuramente un'altra bellissima puntata, non c'è problema. Guardatevi tutti i miei lavori approfonditi punto per punto, in modo che sia tutto più coerente e chiaro possibile. Non mi pare di aver visto domande del tipo Davide, ma non si capisce niente, non ho capito questo, non ho capito l'altro, quindi dovrei essere stato a sufficienza. I popoli accetteranno? Ci chiede Silvi. Si torna a quello che vi ho detto all'inizio. Loro hanno bisogno del nostro consenso, ma non lo fanno direttamente, lo fanno in maniera subdola. Ci fanno accettare le cose, infatti la finestra di Overton ci dice questo. Ci portano ad accettare le cose indirettamente, perché se proponessero queste schifezze chiaramente non le accetterebbero mai. Comunque sia, non ce la faranno, per una serie di discorsi che ho brevemente accennato. E ci sono, chiudo così, ci sono le soluzioni per tutto. Io sono uno di quelli che per ogni cosa porto la soluzione. Non siamo qui a lamentarci, non siamo lì a fare le vittime, tutt'altro l'opposto. Ci sono le soluzioni per tutto, quindi se troverete i video sulla radiazione elettromagnetica, troverete le soluzioni per difendersi. Sull'intossicazione a 360 gradi ho fatto delle raccolte incredibili da tutto il mondo per quanto riguarda la disintossicazione, oppure la disintossicazione per chi ha fatto esperimento. Ci sono soluzioni per tutto, ci sono grandi forze che stanno lavorando dalla nostra. Sono fermamente convinto che, perché ne ho avute le prove, che tutto quello che stiamo facendo sta portando dei risultati incredibili e miracolosi. Quindi solo positività, comprensione, consapevolezza. La consapevolezza porta all'eliminazione della paura, la consapevolezza porta alle intuizioni, alle soluzioni. Bene. Anch'io i suoni su Twitch nella live.
Bene, bene, è stato chiarissimo, meno male, anche perché sono tante cose e per chi non le ha mai sentite diventa difficile digerirle. Grande Black Tiger. Grazie mille per ciò che fai per noi. Grazie a voi, perché senza quella mole di persone pronte ad ascoltare non avrei mai potuto fare niente, non avrei mai potuto continuare. Dove di trick track i tuoi video? Angela, riformula la domanda, va. I canali principali sono. Ho fatto un disastro, i rumori, vabbè. Principalmente su YouTube, trovate il mio nome così come lo vedete. Su Rumble metto tutti i video censurati o censurabili perché YouTube censura altrettanto. Su Rumble metto tutti i video censurati, quelli un po' più pesanti, soprattutto riguardo delle analisi da laboratorio di tutto il mondo per quello che hanno obbligato a fare. Ad esempio, YouTube, cercate così, dai. YouTube mettete il mio nickname, adesso non ve lo dico perché TikTok non gli va bene neanche la parola eliminare. Significa eliminare i dogmi, cioè indottrinamenti dall'alto. Cercate YouTube e il mio nome, oppure Rumble che sarebbe Rumble, come l'ha scritto Angela, Rumble e nome mio, e per le live Twitch.